anch'io. Buonasera a tutti, benvenuti alla live del 21:31 qua sul nostro fantasmagorico canale 33, la gamba 33 del scusate il ritardo, ma stasera non sentirete la fantastichiosa bello questo aggettivo, bello, sì. Voce di Fra, del grande capo supremo, semplicemente perché gli è scoppiato l'internet. Buonasera Cri, buonasera Jack. Quindi oggi niente Risk of Rain. Esattamente. E soprattutto siamo solo io e Ri. Però si fa domani Risk of Rain. Esattamente. Quindi stasera Hood. Per il piacere. Ma ho sempre un'altra sfiga che mi è successa. Il mixer mi doveva arrivare oggi, quello nuovo. Ah, mi hanno non doveva arrivare sabato, tipo. No, oggi, diceva Amazon. E mi hanno ritardato la consegna. Di brutto. Ma mi avevi detto che ti arrivava tipo il fine settimana prossimo. Ma poi quando lunedì, cioè ieri, no, quando stamani, scusami, ho fatto l'ordine, mi dava come consegna domani. Ah, io okay, faccio perfetto. L'ordine però tutto hanno quanto. Ritardato l'ordine. Esattamente. E allora sì, se avevano detto che era una settimana, sarà una via di mezzo. Di solito fanno così. Ci rendiamo conto. Sarà una via di mezzo. Sì. Allora, io apro il ti gioco. Ti devo invitare io, non mi ricordo. Ma indifferente, invitami tu, va. Che l'altra volta vedevi la gente morta. Sì, infatti, proviamo. Così almeno le vedi tu in live, è sempre sì, buffo. Esattamente. Buonasera Jack, che buonasera Gri. Domani non verrà sicuramente. Chi? Chi non verrà sicuramente? No, no, ci vuole giocare a Risk of Rain. Adesso Fra è tutto impelagato. È affogato, sì. Cioè siamo con sì. Gunfire. No, forse non così tanto, ah, però diciamo così. Aspetta. Si sta ancora interessando. Io penso che parli del Corriere. Ah, domani non verrà sicuramente il Corriere, giustamente. Ma Corriere Amazon lavorano anche per Natale, Capodanno, cioè lavorano 20, H24. Cioè a me mi consigliano... Ma sì, Amazon sono degli eroi delle notti. Cioè a me delle consigliano notti anche di domenica. Primavera. Sì, anche di notte. Vai, invitami pure. Ho invitato. Ok. Fatto, fatto. Arrivo. Quindi, squadra inviti, inviti ricevuti, nessun invito ricevuto. Sì, porca troia. Porca puttana. Eccolo. Eccomi. No, no, domani no. Ok, ok, vabbè. Ma anche se non consegnassero domani, domani l'altro è giovedì. Perché venerdì me lo devono consegnare? Ehi! Perché si prendono un giorno comunque per riprendersi dallo shock delle feste. Ah, non si sono terribili per i corrieri Amazon. Sono terribili le feste. Ah, dici che sono talmente... Dicono quei sensi di colpa di non stare lavorando. Ah, sì. Ma che brutti quei sensi di colpa. Mm. Il ponte. Ma che ponte? Ma che nessuno ponte... ha fatto ponte comunque, nessuno. Il ponte si fa se c'è un giorno in mezzo. Siamo sempre in vacanza qui, sempre a fare i cazzoni su internet. Cos'è? Andiamo? Sì. Ma c'è mica Fabio da chiamare? Ah, già, eccolo. Eccolo chi? Mi ha scritto in chat. Ah, e adesso? Giura sì. Che l'ho chiamato ed è arrivato. Siamo veramente dei veggenti. Aspetta, torna un po' nella lobby allora. Mipstube, può venire a giocare? Ma l'hai scritto Mipstube in chat, allora non ti abbiamo cagato. Comunque se vuoi venire a giocare siamo molto lieti di averti fra noi, perché Fra non c'è. Vai, vai... E tu eri imbattibile la scorsa volta. Vai nella lobby prima che parta. E non mi ha portato con te. Faccio io. Vai. No? Sì, sì, ora come sì. Come cazzo si fa a portarmi? Ecco, no, no, ecco, ok, sono arrivato. Posso esserci per poco, vabbè, vedremo, vabbè. Vedremo. Comunque sì, vabbè, se ti va vieni, vieni pure. Ti aspettiamo. Per qualche amtch. Penso volesse scrivere match. Ma forse voleva scrivere catch. Forse voleva scrivere le sue cazzatine. Vabbè, ti sposto io sull'altro canale. Vai. Vieni il solito. Domani sì, facciamo la sì, live sì, sì. Di Risk of Rain. Facciamo una, che non abbiamo fatto oggi. Perché fra gli è esploso internet. Come al solito. Come al solito. Ma che avevamo fatto cagare addosso dicendo che a Fra gli è esploso internet? Pensavano fosse tipo esplosa casa. A qualcuno di esterno che non conosceva. Buonasera Nikau, buonasera. Loda gli ananas, quello sempre comunque. Vero Jack. Mipstube scrive che domenica sarà a Firenze. Edo a Fabio domenica. Ma davvero sei a Firenze? E non certo che non ti credevo che eri a Firenze. La coincidenza era troppa.
Era impossibile, Ma cioè. coincidenza, se l'ha detto, l'ha detto. Ma non lo so, lui è come Sì, comunque Loki. non l'ho cagato, se l'ha detto. È il re delle burle. Ah, perché è veramente lui quello che ci ha fatto il regalo della pasta, effettivamente. Esattamente. Eccolo. Eccolo. Buonasera. Che Buonasera, buonasera. bello, che Buonasera. bello. Come state? Tutto Bene, bene? lei? Tutto bene, lei? Io ho avuto una settimana terribile dove mi sono successe solo disgrazie e non so, Lavinia, se te l'ha raccontato, però tutto bene, tutto a No, posto, io e piena norma. Lavinia non si parla Ah, più, invece ho avuto quindi. una settimana da Dio dove ho fatto uscire una scimmia dal culo di un tizio. Citazioni importanti che i 2000 non capiranno. Che Allora. frase da boomer della minchia. Mamma mia, lo bullizziamo, boss, un pochino. Io butto, lo caccio direttamente fuori, ma ormai l'abbiamo invitato, quindi non No, dai. A possiamo. parte gli scherzi, accendi questo computer, apri la manovella. Inizia In realtà a girare. potete. Non vedo l'ora del Romix. Guarda, se lo fanno ci vengo volentieri. Anche che il Romix ci sono stato una volta, mi ha fatto estremamente cacare, E però quindi dici che con la quarantena sarà meglio. no, vorrei rivalutarlo sinceramente. Sì. Sicuramente questo è il periodo migliore per rivalutare il Chromix. Esatto, Il Chromix. che diventa la Chromix. sagra del fumetto. La sagra del fumetto. Al semano che non capisce queste boomerate. Beh, io e Ri siamo vecchi, quindi penso che Dai, ma entrambi. no, Quanti anni l'avete avete? vinto. Avete fatto 30 da poco, no? Tutti e due. Sì. Oh, oggi è in vena di scherzi, eh. Io direi Cavoli. di bullizzare. Ma Perché, che no, ora scherzi? mi posso. Scusa, Rick, mi incazzo un po' con Dimmi. Edo, Vai, perché. Ma se vai. io dico che a Firenze domenica voglio fare l'aperitivo, è perché ci vado! E te hai perso la possibilità di fare l'aperitivo tutti Ma insieme, e nessuno mi ha detto questo di mi fa nessun un aperitivo. Ma io gliel'ho detto che è un aperitivo! bastardo. Sei un Ma bastardo! nessuno mi ha detto di nessun aperitivo! Io ti ho scritto, come È Mipstube! probabile. Ma Quando? in live, martedì, mercoledì, la chat lo saprà, Ah, il live insomma. non, mi sa che non ti abbiamo proprio considerato. Sì, non mi considerate mai. Tra l'altro ho fatto anche un No, gioco dai. molto divertente, una di quelle sere, nessuno se ne è accorto che parlavo strano, però Sì, vabbè, no, me ne sono accorto. Che a volte mi diverto a farti incazzare quando niente. non capisco Va le bene, cose. mi sono incazzato molto, sappiatelo. Ci sono comunque. Scusate, mi suona il Bene, ti invito. telefono, mi potete aspettare un secondo? Che Sì, tempismo, tanto è una boss. burla. Sì. No. No, te l'ho organizzata io. Non potevo. Oh, scusa, ho invitato quello sbagliato. Ma sei offline? Cosa ti fai invitare a fare? Sono offline. Ah no, l'ho messo offline perché non voglio che la gente veda Ah, cosa allora ok, gioco. ti ho invitato 700 volte. Perfetto. Sì, Ti vedo. ricordi al ceppo? Ok. Sì. Ah, sei pure entrato. Magico. Hai visto? Mamma mia. Guardalo lì, la camminata laggante caratteristica. Oh, Rick, io sono andato ai giardini di Bobo di domenica, no? Sì. Ma una pulitina gliela diamo? Ma Eh? io non li ho mai visti, sai? Sono Ma qui da che 3 anni e non ho dici? mai visto i giardini. Ma sei residente te? quasi. No, non sono Quasi. residente. No, 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 devo Ok, ripagare, allora ma in no. realtà no. Però sì. Facciamo che dici non diciamo queste cose in live. Perché? No, non lo so, non lo so, scusa, non lo... pensavo No, fosse no, una cosa dico. secret. No, 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 il fatto che possiamo entrare gratis, dici? No, ma non si può entrare Sì. gratis, è tipo una menzogna. Cioè, sì, si può, però lo fai con le vie legali, no? Ma che dici? Lo fai con vie... Sì, non vie legali nel senso che chiami gli avvocati, lo fai nel senso che non sfondi con un bulldozer. Mi intendi? No, infatti, No, infatti, non c'era nessuno che usava un bulldozer, figurati. i residenti entrano gratuitamente. Ma sì, ma infatti io ho tanta voglia di uscire tutti i giorni a vedere i giardini di Boboli. No, ma principalmente è perché io ho un po' non lo so, schivo le cose che guardano tutti perché sono un ribelle, sono un po' come Lucifero. Sei un po' ribellino, è vero. Hai detto Lucifero perché è uscita la nuova stagione? Sì, lo stavo guardando mezz'oretta fa. Bene, ok, la mia ragazza è drogata, la corriera è drogata di Lucifero. È normale? Cioè, posso sentirmi al sicuro o mi lascia? No, no, sì, sentiti al sicuro. Guarda, Sentiamo. quella serie è molto bella per alcune cose. Cioè, è molto. E fin qui. Non so, ma tu te la devi vedere se non te la sei vista comunque. Perché No, non l'ho capisci, vista. secondo Ma a me ricordo troppo le serie degli anni 2000, siccome. me. E infatti è quello. Il fatto è che sembra un po' a volte essere consapevole di questa cosa.
quindi ci gioca Quindi su ci questo gioca un po' sopra, fatto? sì. Ah, pensa te. E sì, i personaggi sono carini, quasi tutti, ma da protagonista che è veramente. Cioè, veramente strano che sia. Vabbè, non lo so, non voglio buttare merda su nessuno, però su di lei, porca troia, badilate! Abbadilate! Ma come attrice? Sì, è terrificante. Ma non capisco se sia appunto Bene. self-aware, nel senso che è fatta apposta. Gli hanno detto recita di merda. Recita Spero da non ti cagna, sì, fai così. Se chiamiamo. Bene, bene, sono faccio contento. Evangelion, canta pure Mipstube? No, Chiedono. no, no, io non so il giapponese, Ma non Edo so pensi cosa che lo dice. sappia? Sono passati quanti anni e non l'hai ancora imparata? Ah, boh, Ma Edo non lo so, c'è io. soprattutto? No, non c'è perché gli sto facendo uno scherzo, no, non è vero, proprio poi glielo faccio. Ok. Comunque sì, chiamata al boss. Non può cantare. Oh, il boss Però comunque non lo so. oggi, non so se lo racconta, ma secondo me diventerà super businessman 2022, finirà sul Che New fatto? York Times. Non lo so, è Ha super investito. impegnato. Sì, ha investito una persona. No, Che triste è storia. eh sì, finiscono tutte così. Ma non viene più a correre, signori. Ma infatti Twitch, l'ho se visto. l'hai visto? Addio. Ma Ma sì, domenica quindi vi era siete una anche mossa incontrati? buffissima. Ci siamo? Vi siete anche incontrati domenica? Sì, eravamo tutti insieme. Dai, ma Noi. vaffanculo! È Ma quello che mi faceva vaffanculo! incazzare, che quando lui ha detto, No! ma è qui a Firenze, e io ho fatto, chiamalo, e lui ha fatto, no, è troppo impegnato. Dai, in culo, maledetto No, era Edo! già il giorno dopo, se ne è accorto il giorno dopo. Sì. Maledetto! Maledetto Edo! L'euforia. Sì, sarebbe stato molto bello in realtà. Sì, ma non so cosa si poteva fare perché io effettivamente ero con altre otto Niente, persone. niente. Si poteva non dirlo. E no, sì, ma comunque è tutto uno scherzo che facciamo, anche di dire non dirle queste cose, perché si devono dire, dobbiamo un po' anche mostrare i fatti per quello che sono, cosa ne pensi? Io penso ogni tanto, ma perché stanno scrivendo dei Dei Trapani? Bastard? Met... No, Trapani, perché? Ah, oddio! Vero, Hai è cioè, una visto un Trapano? Il bello è che viene da te il meme, amico. Sembra un trapano. Ok, Ora pass. voglio cercare di capire come cazzo ci hai visto il Passaro. trapano. No, Aspetta. di buono, il giallo Ah, è il sì, è vero, il manico. giallo. Il manico, la Ragazzi, è un batteria e la parte trapano, sotto. La batteria e la parte. No, eh. no. No, ma non scusa, non i trapani quelli dei muratori, Ah, cioè tu il pensi proprio il trapano. percussore. No, non il Quello percussore. Tu dici il percussore. martello pneumatico, cazzo. Bravo. Che bella Quello. parola. Esatto. Non la Non usavo da pensavo si bambino. usasse. Questa, sì, da bambino pieno, pieno. Martelli pneumatico. Mi piaceva un sacco dirlo. Ti giuro, era una cosa potentissima per me il martello pneumatico da bambino. C'era Ma tipo. perché la Perché PN fa non te tanta la potenza, insegnano? fa tanto rumore, fa un buco enorme. Era potente. Era l'arma di No, ma distruzione poi, di cioè, ti massa, ripeto, letteralmente perché vai a influire sul marmo. Scusa, vai. hai ragione, forse il potere dell'oggetto Che è tutta sta conferiva pasta? potere alla parola. Sicuramente. Un secondo solo, un attimo solo. Tornato il boss. Sì. Hai schivato il pugno con una grazia. Ma guarda che il tuo giorno è grazioso. Piace come abbiamo rinominato i ragazzi. Ancora Robin non ha un. Cioè, Sì. gli altri. C'è Elton John, c'è il sovrintendente. No, Scusate, ho una telefonata Robin è il importante, mi devo fecciaiolo. assentare. Stai scherzando? Giuro, è bellissimo. Non è... Vai, Scusate, vai. Vai, vai. importante. Non so come si esce da questo mondo fatto di pixel. Ci Aspettate. usciamo noi, aspetta. Senza problemi, Ok. proprio. Top. Madò, cattiveria. Niente, tornerà a breve. Sì, Se non lo aspettate chiccheranno un per inattività. attimo. Ma non è mica For Honor questo. Esatto. A parte sono stato inattivo per non so quanto tempo e sono sempre qua. Comunque, Jack, complimenti per la foga. E Sì. la grazia anche, tra l'altro. È un po'. A che livello sei con Elton John ormai? Sono a livello 6. Eh no, a livello 9. Buono. Al 10 sblocchi il perk finale, incredibile. Ma guarda, che perk c'hai tu attivi adesso?
Ne ho pochi perché io comunque tutti i miei soldi li ho dati a Ah. nascondiglio e quindi ne ho sbloccati pochi. Io Ah, di attivi. Io adesso ci sblocchiamo un po' di soldi per di attivi ne ho sbloccarti i perk. esattamente 3. Ok. King of the Pasta. Jack. Ok. Stranezza che vedo. Ah. Ah. La Ah. Di vita del castoro. che parlavate di bello? Che mi sono dimenticato Con Fabio? io. Sì, che. Sì. Ok, Parlavamo dei martelli pneumatici, del fatto che la pasta sembrava un martello pneumatico. sì. E poi ho incominciato a raccontare del fatto che a me da piccolo piaceva un sacco il concetto di martello pneumatico. Per cui, non lo so, avevo alti standard per questo oggetto. Pensavo potesse essere in grado di distruggere qualsiasi cosa perché faceva un sacco di casino. Ok, ma quindi quella parola ti piace, non è come l'altra parola che non si può dire. No, beh, si può dire, mi fai un po' incazzare. Puoi compensare, puoi fare tipo. Puoi dire una parola dietro l'altra ripetutamente Il per martello farmi impazzire. giocattolo? No, così fa schifo e basta. Devi dire giocattolo, poi martello pneumatico. Urletto. La vita del castoro, piena di In pieno amicizie. di amicizia. Che poi la parte dopo non la sai. Fa la vita del castoro. È piena di amicizie. È un po' funky. Ok, no, non la conoscevo. Aspetta, aspetta. Ale. Bravo, bravo. L'hai proprio fatta vedere. Vieni che ti porto nel bosco, boss. Vai, andiamo nel boschetto. Sì, è una cosa un po' brutta, eh. Beh? Ah. Questo perché è immortale? Che Che succede? succede? Ci fai lassù? Fai lassù? Che cazzo Ok. Salve. Bentornato, bentornato, ci siamo, Ho eh? Ah, finito. ma Vai, perché quando li perfetto. colpisci? Ok. Arriviamo. Vai la Oh, parte. aspettate ragazzi, sta arrivando. No, scusa. Scusate, devo andare un attimo. Arrivo, eh. Ah, Telefono il che meme. Capito che sono veramente on Sì, point sì. ogni volta io, Io cambierei la descrizione in Just Talking. Ah, possiamo farlo anche da qui, tra Sì, l'altro. sì. Sono incoglionito. Ok, fatto. Vai, a posto. Adesso ce la vedremo noi con i Ah, instant castori, quelli veri. proprio. Ok, c'è un livello 65 con noi. Buono. Ah, no, sono io. Ok. Quanto ci hai giocato? Madonna. No, non. Cioè, li fai abbastanza in fretta, eh. 65. No, in realtà ci ho giocato 65. parecchio per una notte e basta. Poi ho mollato. Però è Potresti stata essere una notte intensa. senatore. Sono senatore, infatti. Io da poco ho preso la patente invece, posso investire in nemici. Ma No, guarda non si fa. Jack, La non ho pasta all'ananas. Che schifo. Ma poi no, con le afte ti immagini che ne bruciore del parlo. Perché cazzo. mi ricordi delle afte La che pasta dura, soffro? le penne dure, così a punta. Io sto ancora aspettando la scena che mi deve offrire il signor boss, eh. Quando vuoi, siamo qua C'è. noi. Facciamo che quando arrivo anch'io andiamo tutti insieme a mangiare. Va Oh, tutti a casa di Edo però. bene. Va Vabbè. bene. Ma dimmi Tanto un è po'. grandissimo e c'è pieno di spazio e stiamo sempre distanziati con le Distruggiamo quella bettola. Ma dimmi un po', com'erano i giardini dei popoli? Una merda. No, no. Scherzavo. Molto belli, molto belli. Ho Ok. fotografato un airone 40 minuti e Un per un'ora airone a 43 minute. Firenze? Sì, effettivamente ci Bello. sono. Li vedo sul. Ah, l'altro giorno c'avevo davanti No, casa, è cioè proprio davvero. davanti alla finestra, un corvo imperiale. Bello? Cosa ha di imperiale il corvo imperiale? La corona. E Ma che cazzo dici? lo scettro. No, non ci credo. Pieno di pietre preziose. No, fammi vedere. No, ora sono curioso, eh. Corvo imperiale. Wikipedia.
Il corvo imperiale, corvo Corax, è un uccetto passeriforme appartenente alla famiglia Corvidae. Assieme al congenere, bla bla. Originario dell'Eurasia, il corvo imperiale si contraddistingue per la testa a forma di corona. Vero, e le Giorgio? Ali danno l'impressione di avere uno scettro fra le... Esatto. No, vabbè, fuori di testa. Fuori di testa. Oddio, sembra un po', però in effetti... Incredibile. Mamma sì, mia. Ed era qui davanti. Boia, comunque ti dici Firenze, città grande, metropoli... No, ma infatti, ma poi mi ha fatto tutto un discorso, mi ha fatto che poi se leggi sicuramente c'è scritto anche di... Ma solo quelli che sono famigli fanno i discorsi, se non sbaglio. Che non è neanche un discorso, è più una roba mentale. Sì, sì, sì. Gli altri no, non gli ho dato soldi, è andato via, era ricchissimo. Era ricco di esperienze. Era ricco no. Dentro. Era pieno di amicizie. Amicizie, ma lui no, era un corvo, non era mica un castoro. Come? Era un corvo, non era mica un castoro. Ma Death Star Ave! Ho sbagliato tasto. Vaffanculo. Veniamo! Però. A posto. Bravi ragazzi. Io col potere del lag stasera faccio faville. Bravo. Sei una fava. Perché ti ha ricordato la parola faville? Ma chi? Questa è l'evoluzione. Oh, una chiave. L'aveva presa. Bravo, prendi. Come una chiave? Abbiamo già trovato... Abbiamo già preso una chiave? No, abbiamo già trovato lo sceriffo. Però l'abbiamo preso. Sì. La chiave. Abbiamo Nio. Nostra. Chiesa. La chiesa, dov'è? Nio è livello 100. La chiesa è tra sicuramente A e C. Sicuramente saprà il fatto suo. È tra qualcuno A mi ha visto. Ah. Chi l'ha chi visto? Una guardia. Ma quindi com'è andato? Com'è andato l'aperitivo, Fabio? No, in realtà ho litigato con l'antico vinaio. Perché? Ma bravo. No, dico stasera. Ah, stasera? Non l'abbiamo fatto poi alla fine l'aperitivo. Ah, avevo capito male nell'audio allora. No, volevamo andare a fare l'aperitivo come ricompensa per aver fatto il giro di mura, ma senza di te non aveva senso. Soprattutto perché non li fai i giri delle mura, mi dicono. Già. Faccio fatica a farne uno solo a corsa, poi, cioè devo fare degli step. Senti, muoio. Mi si spezzano le tibie. Oh, comunque qua c'è un Hood, eh. Mm-hmm. Hood non c'è più. Ok. Sì, è lì. È lì. No, è un altro quello. È un altro, due Hood ci sono, dalle tue parti, occhio, eh. Ma lo sto per assassinare. Ho ucciso uno, ne ho ucciso uno e c'è anche un Tuk. Se mi me li porti qua... Mi ha assassinato Tuk. Ok, ne ho ucciso un altro... niente, ti assassino. Tuk sopra di me è fra le frasche. Fra le frasche. Ce la fate a venire alla camera blindata? Sì. No. Ok. Fantasma non sono molto veloce. Conquistici, Rick. Sì. Grazie. Così ti vengo a far compagnia, siamo tutti insieme, visto che sono a B. Ah, ma sei morto? Non mi ricordo. No, ti ho detto, mi ha ucciso Tuk. Ah, è vero. Ti ho anche guardato morire. Il signor Nio sta andando verso il molo, eh. Quindi tutti al molo. Chi è Nio? Io mi vado a pollaiare nel soffitto a cecchinare la gente. Anche io. Ma non c'è martello tu, scusa? Sì. Come fai a cecchinare? Mi chiamano la cometa burlante. Bellissimo come nome, bellissimo. Edo, domani ci vieni all'evento. No, sgamato zio canta. Domani vado, vengo all'evento. Organizzato dagli FRD. Non so chi siano. I Fantasy SRD. Real Dreams. E chi sono? Sono persone che giocano giocano all'ARP, giocano a D&D. Oddio, come sei morto male. No, domani vado. Ma perché questi hanno la testa impenetrabile? Fatta di coccio. Vado al cinema domani pomeriggio. Davvero? Sì. Non ne state abusando un po' del cinema? Meno male che è tornato il cinema. Quello è vero. Allora, sono andato a vedere Crudelia domenica e... Com'era? Mipsio battendo Hood sinistra. Ti dico, superiore alle mie aspettative. Attento a me. Ah, minchia, ce n'hai 302 alle spalle. Uno te l'ho ucciso. E l'altro mi ha ucciso me. Ti ha ucciso, sì. Arrivo. Sì. E dicevi, no, tranquilli, ragazzi. Superiore alle mie aspettative, devo essere sincero. Mi aspettavo il classico. Davvero? Mi aspettavo il classico film che tecnicamente mega pompato, ma che a livello di storia era completamente insulso. E infatti me lo dicevi che ti aspettavi quello. E invece era un buon
70% tecnica e 30% comunque una buona storia. Funzionale, tutto quanto. Non era niente di estremamente stupido, ecco. Emma Thompson, cazzo, ha fatto un'interpretazione della Poi mi Madonna. Dimmi, non ho Ok, poi mi capito. spieghi gli stat. No! Oddio, no, hanno ucciso. Hanno ucciso te al posto mio, volevano uccidere me, palesemente. No! Sono triste. Ok, uno l'ho ammazzato. Dicevi, scusami? Beh, è sempre lo scambio 1-1. No, non lo so cosa dicevo, però Emma Stone è tanta roba. È stata bravissima. A parte che è Eh buonissima sì, ma lei è lei. E sempre brava. poi stava veramente Mamma brava. mia. Era una crudelia giusta, nel senso. Anzi, nel film era, è cruella. Hanno usato la traduzione originale. Perché dovevano fare il Ma gioco di perché io? parole. Che paura, stavo guardando la chat. Perché dovevano fare per forza il gioco di parole tra Estella e Cruella. Sono in due, amici. E quindi Estella e Crudelia tornava un po' male. Era Grazie, necessario, dica. Nero. Nero, Estella non nero. era. Cioè, nel film Crudelia, prima di diventare Crudelia, era questa ragazza che chiamava. Diciamo che Estella era la parte buona e Cruella era la parte cattiva. Crudelia è la parte cattiva perché è crudele. Esattamente. Ah. Ci sta. Non ci sono Ci sta. arciere. Probabile. Sapete Ah, ma cos'era? Neo si chiama Neo. Ciao Neo, sì. Silvia, buonasera. Buonasera, buonasera, bro. Sapete cos'è l'associazione Figa? È una roba Sì. milanese. Davvero? Figa? Tac, hai capito perché dicono figa e Ah. tac. È un Pensavo po' come sono una catchphrase. troppo. Faceva più Sono ridere nella mia troppo. testa. Boss, stai attento alle spalle. Sì. Me ne sono bruciate in effetti. Mamma mia. Sì, confermo comunque, se si è bruciato le spalle. Aiuto! C'è mica Ma un che arciere facciamo qua, dall'alto, amici? Molo? Nope. Mi copro io. Vai. C'è un arciere lassù che ci sta sparando. Ok, Dov'è? Guarda, perfetto. l'ho pingato, è lassù. Grazie. Ah, ma è Sono un arciere morto. finto. Sì, c'è un NPC. Ok. Che devo Mi ha togliere. shottato. Via, tolgo un po' di NPC che mi hanno rotto i coglioni. Vado a ucciderlo, eh. Ho ucciso l'arciere. Sta arrivando Tuk! Sì, Occhio, boss! arrivando Tuk. Cimerino! E qua. Gli ho No, fatto stravolto. malissimo! No! Grande. Oh, madonna, quanta stamina c'ha? Federazione Italiana Giovani Atleti. Ma Ok, davvero? morto. Federazione Italiana Giovani Atleti, ma vaffanculo, veramente, l'hanno Io chiamato pensavo figa. che figa fosse. Ah. No. Quindi non è Ah, vero. mi sta sparando la no, non so neanche più come li chiamo ormai. Cerino. No, Cimerino è Tuk. Davvero? Frecciaiolo Preso. è Hood. Poi c'è la puttana. Ok, ho ucciso il loro Hood, vado a ritirare su. Ah, grazie. No, ce n'è un altro di Hood. È qua sopra. Sì, però, madonna, mi lascia in pace il sovrintendente Chamber. Vieni qua. No. Mi ha ucciso No. Cimerino. No, ma come cazzo ha fatto a uccidermi lui? No. Secondo me potrebbe essere. Rabbia, amici, che rabbia. Sono Potrebbe hacker. effettivamente essere, sì. Sono No, hacker. no, no. Sono scarso io. Comunque, te Fabio non sei mai noi qualche sera Ah, bravo fa. Jack, bravo, complimenti. Abbiamo beccato una partita in cui serenamente abbiamo visto che erano dei cheat, cioè veramente in una maniera palese. Sì, mi Ma spawnava mi in sa. testa la gente. Io ho visto il vostro rapporto con i cheat nelle liste fasullo, non mi ricordo. Nel? Vi ho visto. Enlisted? Sì, avete giocato nelle liste fasullo, cioè questa storia dei cheat l'ho già Ah, di sentita. Ah, Tannenberg. sì, però c'è Sì. successo anche su Hood, ma in maniera molto più palese. Qualche sera fa, in cui tipo avevano questa roba che se ti lanciavano la granata ti inseguiva a prescindere. Lo so, ok, ho seguito, che te dicevi ti inseguiva anche se aveva un Sì, personaggio che non doveva seguirti. esattamente, però. L'ho seguita. A me sembrava tanto una bischerata però, perché non mi sembrava vi seguissero le bombe. Minchia, guardati la live poi.
Ma di cosa? L'ho guardata, la riguardo. Cioè, ma le bombe che diceva di... il boss che seguivano, non mi sembrava seguissero molto. No, quella lì li stavano attaccato, ma quelli non erano i palesi cheat. I palesi cheat mi è capitato a me che ero su una torre, isolato, con la scala dietro di me che vedevo. A un certo punto mi appare uno sulla testa e mi tira una martellata. Ma mi è sorto un dubbio, ma stavo giocando con voi? Non mi ricordo. Possibile. Sai che può essere? Sai che l'ho urlato, sì, se te lo ricordi è possibile. Può essere, può essere. Sì, sì. Perché mi ricordo che quando ti hai detto quella cosa lì era successa una cosa simile anche a me, insieme. Sì, allora eravamo insieme, allora che cazzo dici, Bob? Non mi ricordo, ma siamo tutti smemorati, anch'io non mi ricordo. Siamo tutti bene. Figli del caos. Peccato che abbiamo le live per guardare cosa è effettivamente successo. Se solo qualcuno avesse clippato. Non ti preoccupare, c'è il VOD intero direttamente. Vedi, non ti preoccupare, è proprio quello che serve in clip. E c'è? Il VOD intero direttamente, ho detto. Ah, ok. Ma che fai? We can climb this. Robin. Oh no, esplodo! Sono morto. No, sei vivo. No, invece no. Ora sono sei morto. Ti ho visto. Che fine morti orribile insieme. Che hai fatto. Morti insieme come due veri fratelli. Ti ha ucciso dall'alto? Sì. Robin Hood. È stato... Dall'alto, sì, vero? Sì. Sì, vado a prenderlo. C'è Robin Hood dall'alto. Merda. E uno nella cattedrale vicino a C. Fabio, hanno preso C. Vaffanculo. Sì, vado a recuperarla. Io vado a recuperare A intanto. E magari B nel mezzo, vai. Comunque se questo gioco non mi laggasse sarebbe anche un bel gioco. Quindi comunque Fabio, per un feticismo puramente tecnico, ti consiglio di recuperarti Crudelia in qualche modo, perché c'è veramente dei bei guizzi registici. Cioè non è il classico live action, mi uccido da solo. Svogliato che in cui ci hanno abituato nell'ultimo periodo. Beh, come tutti gli altri che la Disney ha cacciato fuori finora. Ecco, infatti quello che ho detto. Ok, sì. Sì, ma sembrava tipo che fosse questione dell'ultimo periodo. Cioè, tutti i live action. Sì, recenti, sì, vabbè. Al suo modo recente di fare tutti i live action. Senti, ragazzi, che sono tutti i boss. Sì, ho visto. Ci penso io. Io l'avevo detto anche l'altra volta, è passato un po' in sordina, ma lo fanno veramente per il copyright, questa cosa qui. È solo esclusivamente per quello. Ho mancato il freccio. Di cosa? Di fare cosa? Non ho capito. Di fare live action. I film della Disney live action, perché è un modo per sì per rinnovare il copyright. Di farti, esatto, tutto lì. Ma cosa? Che succede? Ma Robin Hood mi ha ucciso con dei calci. Sì, anche a me l'ha fatto. Ma perché è un potere, mi sa. Cioè, puoi metterti un perk che ti fa fare danno molto corpo a corpo, ma ogni volta sprechi una munizione. Minchia, però. Se c'ha quella, senso, se no no. Vado a uccidere chiunque stia facendo. Sta andando troppo. Come? Oh. Sì. Oh. Stai laggando oh. Un po' tanto. Ah. Uno. Oh. Niente. Ciao Fra. Praticamente Mip super il vecchio Fra, incredibile. Stessa situazione di merda poi. Esattamente. Ah, per la linea? Sì. No! Mi hanno inculato. No, è già merda. È già partita la sagra dell'inculazione. Vi lascio il tempo di spawnare che sto qua da sopra e uccido chi. Come Fabio? Prima ci provo. Niente, è morto. Ok, si è arrivato qua sopra. Il problema è che non vedo muovere le fa. Ora si muove, sì. Excellent. No, è completamente partito Fabio, mi sa che non c'è più. Sì, lo vedo. No, il suo personaggio è completamente laggato nella cosa. Sì, è sparito. No, è proprio andato via dal gioco. Siamo 3 contro 4. Yes, l'ho ucciso. Oh, scusa un attimo,
Sì, siamo proprio tre. Sì. Vabbè, io intanto giro, voi difendetemi. Sì, sì, gira, io ti difendo. No, aia! Sì? Va. Hai visto? Ok, sì. Grande. Preso, ucciso, vai. Grande. Mi sa che ce la perdiamo questa, però almeno facciamo un pochino di soldi, sì, da... No, non è malaccio, Crit, ti dico, superiore alle aspettative che avevo, devo essere sincero. Dai, ma do bella! Fatta. Per me, psio! Grazie, amici! È tornato. Cioè, non è bene, il filmone della vita, forza, però ha una, ha una sua coerenza, è già qualcosa. Vai. C'ha quel solito difetto, però, dei film che hanno come protagonista un cattivo, un po' come è successo con Venom, in cui... Se tu mi fai come protagonista il prendi cattivo... tutti i soldi, boss. Ah no, li davo tutti al nascondiglio. No, prenditeli, prendi. Che okay, fai i perk che ti fanno diventare qui. Signori, vado a provare una cosa e torno, eh. Ok. Prego. Se volete invitare, avrò tutta la connessione se funziona il mio piano. Va bene. Vai. È che se mi fai protagonista una cattiva, il fatto che sia una cattiva... Nel film non è mai cattiva fino in fondo. Cioè, è un po' come è successo con il film su Venom. Che se lo usi come villain in un film di Spider-Man è veramente uno stronzo. No, aspetta, ma se lo fai come protagonista, non te lo fanno mai stronzo come fino in fondo. Un po' come è, come è successo in Crudelia. Però non l'ho visto come grosso difetto che, cioè, rovinasse la pellicola. Alla fine è un film di formazione, quindi... Definisci film di formazione? Un film di formazione è un film che racconta la storia d'inizio di un personaggio. Quindi in questo caso lei che diventa... È un piano racconto piano... di formazione? Sì, okay. Allora, vediamo un po' se posso permettermi una perk. No, mi mancano 9 soldi. Però ci sono gli abiti. $900, bellissimo il teschio. Io, ok, Ri, devo fare un botto di soldi. Devo farne, cioè, un botto. Ah, il teschio in faccia? Sì, ne ho 491, no, me ne serve. Ma guarda come si sblocca prima. Me ne servono, ce l'ho già sbloccato, però per comprarlo mi servono 900 soldi e adesso ne ho 491. Ok, ok. Ho 3696. Ok. Armi. Comunque sì, si possono fare i soldi. Se continuiamo a vincere, sì, sì. Bravo. La parola giusta. Se si continua a vincere, ok, se ne è proprio andato. Vabbè, Venom. Sì, però comunque sia. Edo stava dicendo che. Comunque sia, quando vedi Venom tipo nei fumetti, come antagonista è un conto. E invece se te lo mettono come protagonista è un altro. Cioè, certo, è sempre un po' questo doppio standard che dà fastidio. Ma anche come cattivo che non ne so, in Spider-Man 3 è veramente uno stronzo Venom. Sì. Fighissimo, ma stronzo. Com'è andato a picchiare il router, quello del centralino più vicino? Ah, sì, anche. Io ho visto che hanno scavato un botto in questo periodo qui intorno a noi per la linea, quindi io spero che sia la gigabit. Speriamo. Sì. Ma è open fiber, si sta ampliando, che è una meraviglia. Lo conosci il servizio di open fiber? No. È un servizio che appunto dà la gigabit in Italia, oltre ai classici telecom e loro adesso stanno facendo un lavoro enorme di infrastrutture per ampliarsi, per coprire il 100% dell'Italia. Carino. Ma sì, che ti aspetti il mio comportamento, ma lo fanno troppo diverso dal vero. Sì, è più che altro diversa dalla storia che hai sentito fino adesso. Quindi ti torna un po' strano. Che vedi Crudelia la carica dei 101 ed è veramente stronza. Ah, appunto, nella carica dei 101 è stronza. Ma è pazza completamente. Esattamente. Invece nel film
Oltre, vabbè, a diventare pazzo perché il personaggio glielo impone, ma diventa Ma il cattiva. fatto è che ha senso che sia pazza in una narrativa tipo la carica dei 101, ma non ha senso che sia pazza in una narrativa da persone normali come vogliono fare adesso i live action. Appunto, il motivo per cui l'hanno fatta cadere nella follia nel film è perché quando era piccola, che stava sempre Sì. combattendo il suo lato buono e il suo lato cattivo. Non so se dovresti dire, forse spoilerone sta No, cosa un è po'. nel trailer. È nel trailer. Vai. Sua mamma viene uccisa, proprio nel trailer questa cosa. Esattamente. Sì, dai cani dalmata. Ok, però pensavo che fosse comunque uno spoiler, io anche se l'hanno messo nei trailer, sono stronzi quelli nei trailer. Ah, boh, succede nei primi 5 Però. minuti. Ok, allora è veramente povera come cosa. Ma quindi è per quello che lei diventa così? È perché i dalmata gli hanno ucciso No, la mamma? lei all'inizio. Ora qui si rischia di andare ne nello spoiler. Ma diciamo No, che vabbè, allora la lascia stare. morte della mamma è la motivazione principale per cui Estella diventa Cruella. Che bel personaggio. A me sti è andato veramente a piedi a picchiarli questi. Sì, probabile. Si è fatto anche un giretto per le mura nel frattempo. Ah, quindi è tipo per motivi di barbone la sua rabbia? Eh? Mi traduci, Rick, tu La sei più rabbia di chi? intelligente La di rabbia di me? chi? Aspetta, mi sono perso. Ah, sì, la rabbia. Boh. Motivi di barbone non ci riesco neanche. Mi sa che sei un errore di battitura. Forse mi sa che non voleva scrivere barbone. Quindi è tipo per motivi. Del protagonista. Ah, ok. Ah, ma tu stai parlando di Venom? Non sto capendo mica. Anche io mi sono perso. Corriamo liberi. Sì, tanto mi piace Comunque che scivolare. palle sta cosa che c'ha pochissima stamina. A parte col perk che mi sono appena aggiunto, che ho comprato prima, mi si è attivata l'abilità che la velocità di scatto aumenta e la durata complessiva è maggiore. Quindi Bravo. buono. Ce l'hai fatta? Ok. No. Però Però ti no. sentiamo. Esattamente. Sì. Ma ho fallito il mio Male. piano. Ok. Io mi limito Niente, ad vuoi raccontarci del ascoltare. piano o. No, perché ho provato a chiamare Fastweb e non mi rispondono. Ho provato a Ma come non ti rispondo? attaccare. No, perché dicono che dormono, vabbè. Ho provato ad Madonna. attaccare il cavo della DSL a un altro cavetto che avevo dietro al letto, ma a quanto pare è finto. Che palle. Capisco, arriverà il giorno anche per te. Arriverà. Però mi sa che allora il problema è isolato solo Nella lì a casa morte? tua. Mi Come? sa allora che il problema è isolato solo a casa tua, perché anch'io ho Fastweb qui. No, Eh a sì. casa mia c'è un problema che ho scoperto, che il mio cavetto in rame che porta la fibra al mio stabilimento lo smezziamo in quattro famiglie. Ma quindi bisogna proprio brucargli l'erba sotto casa a questi stronzi. Non mi sta entrando, è il bug? No, vedi che ti invito 700 volte, poi prima o poi entra. Ah, ok, ho Riprova. capito, Cree. No, non mi sta facendo entrare. Mi dice ingresso alla sessione della squadra in corso. Ok. Forse soltanto perché è molto lento, però mi sa che devi riprovare. Cioè, appena appare No. nella lista a sinistra si può partire. Appena appare il suo nome. Sì, ma non sta apparendo. Comunque ho esploso l'applicazione e riparto, perché ho tutta la connessione. Tutta ora. Perché mi capiscono che sono arrabbiato e me la danno tutta. Però Sì, no. non va. E do Bellissimo, disperato. veramente si comportano come degli animali, bellissimo, veramente li devi spaventare così ti danno la connessione, ma lì fai Sì. ti rimettono la connessione. Comunque, se posso. Sono dei nerd alla fine quelli che gestiscono queste cose. Quindi sono cresciuti con la paura dei bulli. Bisogna fare così. No, penso che sia il sistema il problema, non le pedine. È sempre colpa del sistema. Certo, colpa del gioco, non è del giocatore. È in colpa il gioco, non il giocatore. Dai la colpa al. Abbiamo capito, abbiamo capito.
The Winter Soldier, che bel film. È il peggiore. Mi sento proprio a casa quando guardo The Winter Soldier. Ok, sono al ceppo, invitatemi. Ok. E io accetterò. È al ceppo. Oh yes. Ok. Ah, fischio, vedi che... guarda che intiposo, guarda. L'hai visto? Sì. Adesso ho il processore, ho la scheda grafica e ho la connessione. Ah già, nulla, ma tu in teoria dovresti avere un computer buono per montare video, no? Sì, in teoria. In e pratica, invece? Poi è tutto intasato dalle clip video. E quindi... ma prendete degli hard disk. Sì, ce li ho, ma è che poi dopo... di più. Lo so, ma trasferire un progetto intero a me mi costa sì, no, 2 ore di lavoro. Ma infatti è un fisso, cos'è? No, in realtà è un portatile. Ma l'ho preso. Ti dicevo, attaccaci 6-7 hard disk dentro. È bello, sì, sarebbe bello. Qui al massimo ci posso mettere un lettore di schede. No, anche lì in realtà puoi aggiungerci un disco. Sono abbastanza sicuro che... almeno ce n'hai già due? Sì, perché c'ho un rigido e un SSD. Ah, è ora di togliere il rigido e mettere un SSD. Un altro 3 tera. Sì, beh, io bello. Ho fatto così col mio vecchio, sì. Non 3 tera, era 1 tera, però ho avuto molta paura di aprirlo, ma poi ce l'ho fatta. L'ho rimesso a posto con i pugni. Però funziona molto bene. Non saprei fare. Con un po' di pazienza e il vomito. Oppure paghi e lo fai fare dall'assistente. Preferisco. Sì. Oh, ma lo volete sapere? Ieri mi si è rotta o mi è esplosa una gomma. Ci ho fatto un viaggio di 25 km, ho consumato la gomma. Sì. Ma non te sei dato? Aspetta, per smontare la gomma ho cominciato a togliere i dadini delle viti. Una non veniva via, ho fatto forza, ho troncato la colonnina dove si abitano i bulloni. E ora vado a giro con una ruota che rischia di partirmi da un momento all'altro. Ma tu non le devi dire in live queste cose, lo sai, vero? Ma comunque è una bellissima storia. Come l'hai interpretata molto bene. Molto bravo. Grazie per il follow, Ettore. Grazie mille. Grazie. Ettore mi sa che è in cerca di qualcosa che non troverà pieno. Con un minimo di... allora, qua si scazza di brutto. Esattamente. Quindi guardaci giocare una partita se ti va, se no esci anche prima. E se vedi che cosa, va bene. Quindi noi diamo il peggio, mi raccomando adesso. Sì, sì. Qui la strategia è conquista i punti di interesse quando vedi che stai perdendo. Non è vero. Per lui. Per lui. Me è uccidere gente. Per il boss è quello che gli va al momento. Sì, esatto. Quindi l'attesa. È stato molto chiaro, devo dire. Vero? Trasparente quasi. Mica come un CS Worlds. Ma sì, ma non è soltanto relax. Adesso vedi. Cioè, giochiamo un po' così. Cos'è? Proprio... cos'è oltre a relax, scusami? Cos'è oltre a relax questo? Che stiamo facendo noi? Sì. Sì, cos'è? Allora, tu laghi da far schifo. Sì. Ok. E questo quindi... diciamo che è già abbastanza preponderante. Quindi abbiamo un pazienza. John Wick laggante. E poi abbiamo il fatto che siamo molto scherzosi. Quindi se c'è l'opportunità di fare una cazzata per ridere la facciamo. Vero. Ne facciamo, siamo molto scherzosi quindi. Siamo veramente molto scherzosi. Così tanto che è tantissimo che non vinciamo una partita. Appena abbiamo vinto una. No. L'ho mancato! Penso signori, l'ho preso! Meglio tardi che mai. Beh, come diceva Winnie the Pooh, tra l'altro. Ok. Chi è che no, si è fatto chiamare? Sul portone! Che sì, palle! Ma adesso lo potete rialzare tutti e due, siete veramente euforici, amici. Che palle, te mi uccidi sempre le kill. E te mi uccidi sempre. Ah, scusa. Non farlo... incredibile! Dai, grazie, povero Kaiman. Scusa, non volevo. Non farlo, eh. Ok. Bravo coglione. L'ha fatto apposta, sicuro proprio. E questo è quello di cui ti parlavo io. È una storia lunga, no, eh. Volevo dare la soddisfazione. Volevi a fare ammenda una volta, sì. Ma Cristo di Dio. Ok, vai, ci siamo. Mi ha fatto piacere, molto. No, questo è altro per lei. Grazie. La smetto, giuro che la smetto. Mi devo far perdonare dalla corsa. Ok, questo è tuo.
Oh, vedo che i sensi di colpa stanno avendo effetto. Ora qui si può scivolare anche in salita. Bello. No, non è senso di colpa, è che è stato benissimo stare a casa a giocare a Biomutant. Però ti giuro, sono Sicuro che arrivato. eri rimasto a giocare, ne ero sicuro. Sono arrivato. Non connettevo più il cervello da quanto ero stanco. Ma te la corsa non la devi prendere come un sono pronto, sono carico. Te devi correre e spegnere il cervello. Devi farlo e basta, come dicono i monaci tibetani. Esatto. Ma non sono di quest'idea io. No, ma non devi esserlo. Fallo e basta. Ma come io? Ma che Fabio, ma casino palle. fai? Sei veramente pazzo. Però Ho trovato la camera ma blindata. senza chiave è inutile, bastardo. Vabbè, almeno sappiamo dov'è. Adesso mi vuoi rubare le kill. Oh, io ci provo, poi. Tiro di fermo, Tutto Vai. considerato comunque. Ah, ma sei tua. Io Oh, so il niente fatto che non anche abbiamo C non mi disturba più di tanto. Ma in realtà, un po'. Ecco, sceriffo. Vado Tanto sceriffo, ruba, ruba. a rubare. Sicuramente ci sarà della gente intorno. Infatti, mi sa che gliel'hanno. Si Già? sono imboscati lo sceriffo. Ecco. No, è lì. Imboscati lo sceriffo significa che ci hanno limonato. No, quello si sarebbe. Allora. Guarda che ti perdi, vieni qua. Quello. Sarebbe su. Non stare in piedi, accucciati, accucciati, folle, accucciati. Diventato il Schiavo perdite di qua. Io ho preso la chiave, pazzo. Merda. Io vi aspetto qui, Mi ha eh. sgammato, mi ha sgammato. Aiuto. Sì, tu aspetta lì. Vedrai che arrivo sano e salvo con la Dai, chiave. dai che ti perrio. Senza problemi. Ma è slow Oh, che motion. mira di merda. Dai, dai che ti perrio, vieni qua. Vieni qua. Aia! Bravo, boss. Che ha fatto? Andiamo. E ci sparano addosso, boss, eh? Apri Mamma intanto. mia, com'è nervoso lo Apro? Sì. Così, non volevi scappare facendo una strategia? No, ma che strategia? Quando mai si è adatto a noi strategie su questo canale? No, Scusami. infatti mi pareva. Andiamo. Comunque ci sono ben pochi nemici qua. E State invece. attenti. Andiamo. Va bene, bella catchphrase. Ti vorrei sentire più spesso dire queste cose. Dove Se possibile. andiamo? L'ultima volta. Andiamo al villaggio sommerso. Allora scendiamo. Che è sempre bello da cecchinare. Sì, vai giù, vai giù. Cioè, non so se devi andare giù in realtà. Che voce soave. Tu che scendi da quel corno. Io non so cantare, non so nemmeno suonare, e quindi non faccio. Ah, lanciati dall'alto, che. Sì. Dietro! Ah, scusa. Sì, è arrivato tutto carico però tu, eh. Potevi arrivare anche un po' Mi meno metto un carico. giorno e Da arriva qua giù, sempre scendi, da qua carico. giù, Sì, ho capito, stai zitto, capito, capito. Sono sceso io E per sbaglio, non devo giù. scendere Ah. Come no? Ah, qui E ora devi c'è andare ancora lo più giù. scivolino figo, eh. C'è lo Ci sono le guardie, ci scivolino sono le figo, ok. guardie. Mi avranno. Sì, state molto attenti, amici. Vi aiuto dall'alto, Ma come che un cazzo sta falco. succedendo? C'è lo scivolino. Lì non ti fai male, è un bug della mappa. Quello Sì. Oh. va sfruttato nel caso ci prendono il posto. Aia! Da dietro il cavaliero. Dai! Grande. Mamma mia, Fabio, sei un pro player C'è ormai. un Robin Hood qua. No, Dio! Non ti fa niente a te! L'ho lanciata Ah, è la io! tua? È morto Robin Hood. Ok. Ragazzi, ce la fate? No! Facciamo una cosa. Fabio! Aia! Vi lancio una bomba in soccorso Che succede? Ah, dei. Che succede? Come sono sei morto! morto? Ma te Mi sei. ha ucciso qualcosa. SCT Porco. Avast. È un Avast, un antivirus. antivirus, Dio Cristo. È un antivirus de Cristo. Guarda. Consiglio a tutti, quelli che vogliono rompersi il computer. Ma che fa di male Avast? Un Scusate, io cazzo, non l'ho non mai fa capito. niente! È come se tu mettessi. Sono. Porco due, sono morto. Come se tu mettessi un cancello a proteggere. Neanche un cancello, un pezzo Ma di legno a smetti di essere proteggere un un post di giardino. Facebook! Oh, Ma smetti di no! essere un post di Te devi Facebook, stare eh? zitto, porco due! Fa cacare Avast! Avast, Avast fa è con Dio, sì, in cacare! realtà. Vedi che, ok, va Esattamente. bene. Ci capiamo. Ma dammi delle motivazioni! Ci hanno rubato A, B e C. Salute. No, l'ho detto davvero!
L'ha detto. Ma che ha preso tutto, sì. Via, via, via. Proprio scemo lui. Ha preso lui a posto. Aprimi, aprimi, che c'ho freddo. Col no, cazzo, scusa. Va bene, allora vai. Guarda conquistare. Bravo, perché sennò arrivano i Topo Gigi dall'alto. Rick, aiutami. Questo è un ottimo cambio di prospettiva. È vero. Ma Rick, aiutami, siete due contro uno. Cosa? Ah, ti aiuto. È morto. Ah, lo scrigno, no. Scusate. Lo scrigno è già dentro. Bisogna girare il nostro archivio. Allora arriva a conquistare i nodi. Bravissimo che conquisti i nodi. Questa è la strategia. Ok. Me lo fa gira, fare. Gira. Aspetta, devo. No, cosa sto? Oh! F12, lo vedi? No. Dio buono, senza la ultima me lo fa fare, ok. Aia! Tuk! Mi ha ucciso. Ho perso A. Arrivano. Mettete un Robin in cima al castello mentre starete lo scrigno. Lo so. Ci volevo andare, ma ci hanno fottuto tutte le zone. E c'ero fino a prima. Sono molto bravo con il castello, io. Vai, Mi atteggio molto da Robin. Però penso che stavolta starò qua. Sta arrivando gente dal castello, eh. Arrivano da chiesa e dal ponte. C'è un cecchino. Ok, c'è un cecchino dall'alto? Ah! Sì, ve lo uccido io. Vai, sbrigati. Ah, è da lì, non è dall'alto. Ok, lo distraggo. Vai, da dietro. Ucciso. Okay, bravissimo. Vai. Tu sì, no! Che sei un vero eroe. È un altro cecchino. Preso in testa. Ma è lì dietro. Qua dietro, da noi. Sì. Ok, ve lo lascio. Io vado a... Poi ce lo lasci. Sì. Vai, a conquistare, bravo. Mi trovo davanti a un portone con davanti a me... No, mi ha ucciso tutto da dietro. Preso, ucciso, vai. Grande. Che figura di merda, scusate. Siamo qui tu. In realtà, boss, io sto continuo a difenderti perché qua ti ammazzano, se no. Sì. È lassù. Arrivano. Sta arrivando Cimerino da là. Da là. Piccio Merino. Attento, proverò a fermare te. Prendo da dietro, preso. Grande. Proteggimi. Merda. Ma porco di... Ma vaffanculo. Cosa? Ma come... Perché sono immortale? Perché che sono morto? Sono morto adesso. Che è successo? No, è successo. È il lag. Te l'ho detto che è l'antivirus. Sì. Dio, madonna. Ok, tutto nelle mie mani. Stai capendo, Vettore, stai capendo. Ma e tu che cosa cazzo hai conquistato fino ad ora? Mi hanno ucciso due volte, ok. Dai, non toccare la sua sensibilità, Ri. Vabbè, non lo farò. Sono molto sensibile. Vai! Ho preso Robin dall'alto. Non fare ste segate. Ho ucciso Robin? Ma... No, non l'ho ucciso. Arriva Ermenegildo. Ma mi sono rotto. Vieni, Elton John. Ma porco di... Bravissimo, è stato bravissimo. Mi ha preso centrato in mezzo agli occhi. Vai, morto. Come si usa il potere speciale? Q? Q. Q di speciale. Sì. Tanti! Lassù, lassù. Cosa? Frecciaioli, lassù. Vabbè, io muoio sì. Con poca vita, eh. Fabio, levati, ti ammazzano. Beh, io... Non, meglio sempre non morire, togliti, che sennò gli dai aiuto. Ma figurati se mi ha ascoltato. Okay. No, t'ha ascoltato. È morto. Ah. Però ho provato a spostarmi, Sì, confermo. Niente, infatti mi sembrava... Proprio c'è il cecchino di nuovo. Ok, Comarid sta conquistando A. Non riesco ho ucciso il cecchino, bellissimo colpo, raggio. Bravo. Ah! Che succede? Addio. Elton John. Ah, che questo dove cazzo è arrivato? Ma chi è? Elton John. Ok. Vai, boss. C'è il frecciaioli, sì. Preso. Sta arrivando anche Cimerino, eh. M'ha ucciso. Ecco. Mi sono rimasto solo io qui. Ho ucciso il frecciaiolo. Sì, sei rimasto solo tu. Ma ce n'è uno bravissimo. Livello 13, tra l'altro. Arrivando Cimerino. Niente. Vado a provare a conquistare io, Vai, te lo tengo distratto. Te lo tengo distratto. Però sbrigati. C'è un arciere dall'alto, vado a prendervelo, Vai.
Mi stanno sparando intanto. No, no, è il nostro compagno. Ah, no, non sono è morto. Fa potè. Dove era allora? Non l'ho visto. È sempre Avast. No! All'ultimo. Ah, noi io me ne frego e vado da, Non è possibile, cioè. Ci abbiamo un vantaggio incredibile, lo stiamo perdendo perché lasciamo nodi tutti. No, qua da lì i bug, arrivano, arrivano gli arcieri. Da sì. Qua. Sì. Arkers. Ah! Occhio. Aia! Schivato. Che male. Ah, tu no però. No, tutto in culo l'ho preso. Ma che cazzo? Signori, vi saluto. Oh, ciao. C'è uno che mi continua a shottare ed è pure livello 13. Sta bruciando il culo, mi sta bruciando, amici. Vi difendete un po', vado a conquistare i nodi. Ma non servono, tanto molto. Abbiamo un punto di spawn vicino al villaggio. Ma il discorso è che lo dobbiamo togliere a loro, non darcelo a noi. Beh, sì, però effettivamente siamo un po' alla fine. Forse è meglio se ci concentriamo su finire. Stanno anche tirando su. Sai che hanno vinto. No, ci sono io accanto, però non so se da solo. Ma riesco. Sei da solo, c'è una bomba? No. Ok, li ho fermati. Bravo, manca l'ultimo nodo. Se riesci a sopravvivere e non morire subito sarebbe proprio una cosa bella. Sto arrivando. Ok, ne ho ucciso uno di loro, però ci muoio, mi sa. Ti salverò. Grande. Vai. No, mi ha ucciso, sono morto. Ah, sta arrivando il martellone. Da dove? C'è il culo. Preso. No, no, ha fatto quello che gli pare. Ok, è morto. Ok, ok. C'è l'arciere sopra lassù che devo assolutamente uccidere. Abbiamo vinto, sì! Grandi! Grandi. Oh, due vittorie di fila stasera, incredibile. Pazzesco. Pazzesco. Ti lancio una monetina, Rick. Sì. Grazie. Te la merita. Sì. Torniamo un attimo al lab, così mi compro il teschio. Ah, io gli ho dato due monetine. Allora, vuole farsela una partita con noi? È di buon pala... So che cazzo dire. Ho in mente una cosa da dire, ma non so com'è. È di buona bocca? Buona spicio. Buona bocca. Ma che tu apri gli uccelli, pompino? Li squarti così e poi li tiri fuori. Abbiamo detto uccelli e pompino nello stesso momento. Ma scusate? Beh, viaggiano bene insieme. Perdonato. Sei veramente un uomo di mondo tu. Grazie. Ok. Ma che succede se riesco a togliere la spada dal ceppo? Se no re diventi di re Artù. E poi c'è il 2, cioè il re Artù. Ro. Legends and Outlaws. Ok. Perché c'era anche qualche fuorilegge. Sì, sì, quello è vero. Sempre stato. Morgana. Ti piaccio? Merlino che si fuma le canne. Rick, ti piaccio? Sì. Che dici? Guardami, ti piace? Ma dove cazzo sei? Ah. Sembri un teschio. Sei veramente cool. Ma vuoi giocare o no, Ettore? E piano, non tutta sta pressione, mamma mia. Che gliel'ho già chiesto una volta, ora stiamo ad aspettare, capito, qui, va bene, allora, però no, troppo, allora, no. Ti rispondono subito tutti in culo. Mamma mia, che antipatici. Oh, ti ricordo che tu sei il nostro ospite. Ma scusatemi. Che belle le bombe carta a Capodanno. No, scherzavo. Non si fa. Boom. Fanno i botti. Non avevo capito che disse a me. Allora sì, va bene. Allora. Posso. Prossimi giorni di sicuro. Va bene. Bene. Certo. Se volete. Ha voglia. Sì. Noi giochiamo una volta a settimana in realtà, Hood, però... Io è da un po' che trovo una scusa per usurpare Kamips dal suo trono di terrore e angoscia. Che cazzo dici? Aia. Allora partiamo un match. Sì. Vieni qua. Bellissimo. Invece, Edo, la vogliamo raccontare quella volta che ci siamo quasi scopati la escort? Come, scusami?
Quella volta, quella serata a Livorno. Che momento magico. Vabbè, se Livorno ha senso. Perché? Ah boh, così, per... Io metto i filler, non è che mi devi parlare a me, parla a lui. Ah, che so, magari a Livorno è risaputo che è una cosa normale. No, no. A Livorno... No, vabbè, ma si può raccontare o sta ascoltando la vigna? Ma raccontala, vorrei sapere anch'io, raccontala pure. Vabbè, ok, allora, il discorso era questo, si era partiti perché non si sapeva cosa fare, si era finito l'aperitivo a Lucca, e l'abbiamo detto, andiamo a fare il puttan tour a Livorno. Siamo caricati in macchina, se era io, Edo e Francesco, e siamo... Non il Francesco che c'è qui stasera, un altro Francesco che viene a giro con noi ogni tanto. E siamo partiti e siamo andati a fare il puttan tour. Autostrada, musica a palla, carica bestia, ci siamo sparati anche lì un po' di drink shot che si era preso al Carrefour. Arriviamo al arriviamo a Livorno, ci fermiamo al porto, becchiamo subito, non so se si può dire, la più figa di tutto Livorno e la carichiamo in macchina e la lasciamo a Edo, perché Edo era l'unico che al momento era fidanzato, quindi abbiamo detto Edo è tutta tua. Li abbiamo lasciati in macchina 30 secondi, è uscito Edo, ragazzi c'è il cazzo. Ma non fa ridere questa cosa. È bellissima, comunque. È bellissima. Ma è da film, è successa nella tua testa. No, no, è successo, Edo può confermare. Edo può confermare o ribaltare il risultato. Ma posso dissociarmi prepotentemente? Sarebbe molto hilare, sì. Mi dissocio da questa storia. No, che vabbè. No, vabbè, vabbè. Tanto non penso che Lavinia lo ascolterà mai. Ma è... Ma ti imbarazzo. Altro, se non altro, se non altro dimostra... Dimostra anche la lealtà di Edo, no? Che appunto la prima cosa che... Sono completamente la prima cosa che ha detto è uscito da... Sono completamente stunnato perché non me l'aspettavo questa cosa. Ma se non la potevo raccontare, te l'ho chiesto, Me lo potevi dire? Ma... C'è lo sceriffo qua sotto? Fosse chiaro che stiamo cazziando. Mi ha visto, mi ha preso. E l'ha schiantato a terra con ferocia. E l'ha shottato. Ma lo sceriffo ha la chiave in tasca? Che dobbiamo fare? Comunque mi ha shottato un Robin. Capisco che non so ma no, ascolta, ti prego. Non ti ci mettere anche tu veramente. Ma bello è che Cree probabilmente era... Cree probabilmente era con noi in macchina. No, ma era... era sereno, non voleva girare il coltello della bianca. Vabbè, ma poi che c'è di male, dai, si ruzzava. Sono 17 anni. Quanti, scusami? 17. Vabbè, è ancora bello. Non ho capito. Quindi ho 17 anni, guidavo la macchina. No, bevevi fra, e andavi a macchina. Te non potevi, imbecille. C'avevi 17 anni. Ma è tutto molto confuso nella testa di molti. Quindi penso che lo sia anche nella testa di pochi. Io sono completamente stunnato, veramente. Vabbè, ma come mai questa reazione? Dai, un'esperienza. No? Davvero? Cioè, in genere. Ma te l'ha riportata alla mente o proprio o ti ha suonato come cazzata? Cioè, non ho capito io. Qua sono... Sono allo sbaraglio. Beh, mi pare... Cioè, se mi conosci un minimo lì, mi pare logica la risposta. Beh, sì, forse mi no. Pare molto logica la, la risposta, ma... è la tua reazione alla cosa che lo rende più sospetto. È che proprio non me l'aspettavo. Completamente stunnato, veramente. Sì, è stato molto bello, effettivamente. Anche molto ben articolato. Vabbè, ma perché me la ricordo bene. Si è anche raccontato diverse volte ormai. Forse non ho capito se dovevo mettere la parte finale, però che senso a raccontarla se non ce la metto. Io dice... il fatto è che vorrei combattuto. È proprio una serie di frasi che si vorrebbero dire in questi casi, ma che non si possono. Ma dire. Attraverso il muro, seriamente. Ti hanno ucciso? Questo stronzo mi ha preso attraverso il muro. No, vabbè, si è tutto pompato. Dio. Boss, ma dove cazzo sei? Sono a recuperare la chiave. Arrivo. No, vabbè, volo. Ci abbiamo Avast in squadra. Il sergente Avast abbiamo. No, il traditore. È vero, Ettore, è vero. Sì, lo sceriffo c'ha la chiave
ci siamo. Oh 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 oh. Ma questi fanno finta di non vedermi? Hopla, preso e tagate. Ma che cagata che se te uccidi qualcuno da dietro, lui ti uccide subito dal dietro, il compagno. No, non puoi, non puoi farlo. Eh sì, invece me l'ha fatto ora. Ah, quando finisci però. Come faccio a evitarlo se lui mi sta dietro? Spammi lo spazio. Davvero? Funziona? Potrebbe. Allerta in killer. Sono tutti in chiesa, eh. Ce n'è uno dietro, killer. Sì, ho visto. Ah, ma è un PG. Ho visto uno. No, questo è vero. Sì. Mi ha preso da dietro. Smetti di dare false notizie. E sono morto. Smetti di dare false notizie e sono morto. A chi dicevi? Lui dice, non è, è un NPC, ha detto. Ma in realtà era un vero PG. Metti io ti ho ucciso. Ti ho ucciso un NPC e un giocatore. Peccato il giocatore mi ha ucciso anche me. Vabbè, io quello non l'avevo visto. Infatti, te l'ho visto. Ho visto. Comunque, ho ucciso due cose, quindi ringraziami. Ripley. Io. Sei veramente un fonico. Vuoi una mano? Sì, c'è Tuk. Penso io. Ora! Ora! Mia. Sopra Wood. Morites. No. Ma come Wood? Non è Wood. Ma smetti di dare false notizie. Mamma mia. Neanche fossi un giornalista, certo. Che pressione. Che è vero, troppa pressione questa sulle spalle di un povero uomo che non ha detto niente di male. Occhio! E niente, è andato. È andato come ha vissuto. È stato molto bravo. Dicendo cose che false. Non puoi interrompere uno mentre assassina, credo. Prossima update faranno in modo che si può fare. Cosa è successo? No, perché sei morto? Io non ho capito. Stavo assassinando qualcuno, poi la visuale mi è andata tutta compenetrata nel pavimento. Ho visto sotto la mappa. E poi sono morto. Però stavo assassinando io qualcuno. Giusto. Hai visto che stavo assassinando qualcuno? Sì. Cosa hai visto tu? Ho visto che stavi assassinando, però alla fine... Niente, io non sto più capendo niente. Tutto confuso. Aiuto. Ti ho ucciso Wood. Ok. È proprio per questo che ti vogliamo bene. E mai ci mettiamo così tanto a caricare A? Comunque il discorso dell'assassino, interromperlo, ok, va bene non interromperlo. Però no, adesso dammi lo fanno. Sì, ma dammi un momento di immunità, sto per ritornare in gioco. Eh no, sarebbe mezzo veramente secondo. Addio, boh, mezzo secondo. Ti assicuro. Ma cosa? Ti assicuro che la gente trova il modo di esploitare questa situazione. Ok. È già gente troppo cattiva. Rotto così. Cioè, già io riesco a schivare i colpi degli altri, andargli dietro e fargli l'assassino. Non sempre, però con Tuk quasi garantito. Peccato. Cerchiamo stabilità camera blindata. Per me possiamo fare uccisioni tutta la partita. Ma... stiamo cercando la... Oh, li trovati. Okay. Sono due insieme a Tuk. Urie! Quanto male. Che male. Attento lì dietro. È lei che deve stare attenta al dietro. Sa che te. Sono morto. La chiave. Cerchinato. Ah, da dove? Da sopra? Da qua. Urie! Ale, ho la chiave, scappo! Quello un po' ci sta. Quello un po' ci sta. Dov'è il pazzo con la... È in chiesa. Con la freccia e l'arco. Ah, muoio, amici! Sono morto. Succede, è un gioco. Ecco. No, attento! Sì, l'ho vista. Ah, ok. Perché? Ettore, può essere una cosa molto utile questa, allora. Cioè, avete voi la chiave, vero? No, vero? Sì, ma l'ho visto, ti ho detto che l'ho visto. Mi hanno massacrato. Ma infatti gliel'ho letto ieri l'update al boss. È ora di... Ho la chiave! Un po' di vendetta. Bravo, attento che muori. Sì. Se l'assassino può essere interrotto, lo farei più breve io. Ma il fatto è che non deve essere fatto per essere usato in mezzo alla gente. L'assassino lo devi usare quando fai stealth le cose. Dietro. No. Sì, il boss c'ha uno che sta inseguendo. Do una mano. Oh no, ho sbagliato. Vai da dietro ora. Sì. Dio Cristoforo. Sento che c'è una tizia. Sì, siamo tutti qui,
Dragon Ball GT. No. Mi affanculo. Esatto. Mi hanno ucciso da dietro. In Manichi. Robin al centro. Bobin. Bobin. Ho attivato la modalità incazzuta. Ma siamo 4 contro 3. Per ora. Dov'è il nostro compare? È lì con voi. Oh, grazie. Mi hai salvato. Mi hai interrotta. Non ho più il martello, amici. No. Se non hai più il martello vuol dire che non fai più danno. Vieni schiacciato da... Aia. Mi colpiscono, copritemi mentre vado ad aprire. Aprire dove, scusa? Dietro di te, Kaiman. L'hai detto veramente anime. Vai, fatto. Grande. È qui la porta? Forse di qua? No. Ups. Dov'è? La porta non lo so, qui ci sono dei nemici. Ah, c'è uno dietro. Aiutami. Oh, grande. Voi sfruttate troppo poco l'uccisione. Sì. Arma. Potrebbe essere la chiave, la cosa. Il posto. La porta, forse sotto. In alto dove ti dice? In chiesa? Ah, la chiave della camera. Apri la camera blindata, situata in chiesa. Sì, poi chiesa. Non ti dice okay, altro. Chiesa, allora sì, è sotto. Ok. Quanto sotto? Forse è sotto, non lo so. Comunque dalle parti della chiesa, è dentro la chiesa. O è dentro e sotto la chiesa. Eccola lì. Attento, attento, c'è il Cristo di Dio. Sovrintendente. No, c'è il protettore della camera. Ah, sì, il protettore della camera blindata. Colui che... sa di pane. E pene. Attento, c'è Meredith. Sì, l'ho vista. Mi dare una mano. Posto. Grazie. Nulla. Dov'è il protettore? Non c'è, mi sa che l'hanno già ucciso. Sì, sì. Arrivo, amici. Com'è che siete scesi giù? Con le scale. Dalle porte. Da qualsiasi scala che va giù? Sì. Sì. Tutte le strade portano i key. Okay. Mi stavano sparando da dietro. Chi sono? Attento, tipo... arrivano! Sono in 3000! Lo so, ho visto. Ma dove? Mi hanno ucciso, sono morto solo io. Mi hanno ucciso. Mi hanno ucciso. Non sei morto tu allora, ma... Io volevo lanciare la bomba, ma per me volta... Ucciso da te stesso? Come ho ucciso da me stesso? Con la bomba. Sei... Con la bomba. Sì. La bomba ti fa male? Strano. Ma... Chi l'avrebbe mai detto, eh? Ma scusa... La tua bomba ti fa male, sì. Ah, però non fa male ai miei compagni di squadra. No, okay. Esatto. Ma perché sta ci cosa? Sta. Ci sta. Ma perché se no potresti rompere le palle ai tuoi compagni, impedire il gioco. Però allo stesso tempo non ne puoi abusare. Sono qui con il baule qua. Ah, ma han preso da dietro. Ma che cazzo? Ah, sono ancora sotto. Il Rio conquisto, te vai. Sì, sì. Sono sempre giù sotto? Sì, vedo... Stavano salendo però. Sono morto. Sono tutti e quattro insieme. Ma dove... Ah, sono qua. Sono saliti, vanno a destra mi sa. A destra è la chiesa. Ok, uno l'ho ucciso. No merda, ha lanciato la cosa verde. Posso? Vengo okay, da te. Ho ucciso quello che aveva il baule. Aiuto. Ok. Oh no, NPC. Grande. Scappo okay. Via, scappo via. Vado al molo. Sì, ci siamo, da fuori. Ci siamo. Ok.
Quanta gente al molo? C'è troppa gente al molo. Ci sono NPC. Niente, mi aveva sgamato. Dall'alto, dall'alto cecchino, boss. Adesso sono un po' impegnato. Ci penso io sopra, se riesco. Merda, vabbè, allora di più, no? Di più, di più. Servirebbero le bombe, ma queste ci sono. Eccole qua. Bravissimo, Fabio. Ah, ho tirato a fatto. Ma guarda quanto schiva sta maledetta. Sta arrivando Tuk, sta arrivando Tuk. Sì, sto preso Tuk. This will come in handy. Aia, ma quanta gente c'è? Ne sono tanti, sì. Tuk c'è, è vivo. C'è Cimerino, bello. Niente, mi ammazza, mi sa. No, no, no. No, se li fa tutta la vita. No, no, ma gliel'ho tolta tutta. Adesso è morto. Non mi ha ammazzato a me. Ah, non c'è da stronza qua sopra. Attento. Bella. Vai, 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 vai. Che stile che hai avuto. No. Morta. Marianne OP. A me non piace troppo, sai. Ma è OP per l'abilità che c'ha, dici, del che spara tante frecce, che ti può uccidere da tutti i lati. Fabio, Fabio, dietro, lì, insieme. Fabio, Fabio, Fabio! Niente, ma ascolta mica, questa. 3 ore ti dico c'è la tizia. Ma non avevo vita, che dovevo fare? Volevo morire. Col fatto che non puoi riprenderla, che senso ha? Meglio che perda tempo e tu la uccida poi. C'è Cimerino, non so se lo vedete. No, okay. C'è il sovrintendente. È dietro amico, è dietro sì. Amico. Sì. Avvisalo, avvisalo. Ah! E come fai? Con la chat vocale. Ma siamo pazzi? Poi? Non lo so. Io butto le idee, poi voi conquistate. È morto, amico, sì. Morto male. Tutti insieme, estetici, manovre evasive più P90 al braccio. Sì, P90 al braccio, sì, giusto. Allora. Uscirà di qua? Sì. Ma non c'è nessuno qua? Mi ha ucciso Marianne. È forte forte. Ma dove sono? Che non ne e ora Marianne è al punto A. No, ok. Perché sono al molo, boss. Se vuoi. Sì, ci sono anche io. Niente, no. C'è Marianne. Sono caduto in acqua. Ok, ho ucciso Marianne. Sta arrivando un Tuk, eh. Sono morto, amici, sono finito in acqua. No! Oh, oh, dai! Flash! Finito in acqua. Mito, ma ricordo. Proviamoci. Mi hanno ammazzato. Sovrintendente. Sei piccolo... Disclaimer, diciamo sovrintendente o qualsiasi carica militare o qualsiasi carica in realtà generale, stiamo intendendo in realtà il sceriffo. Quello che ha scritto Ether è doppio valente. Magari lava anche sensi di colpa così. Hanno vinto? No. Sì. No, 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 bomba, tira la bomba. Ci sono, ci sono. Ok! No, devi andare da quell'altro. Ok, ce l'hai fatta, ce l'hai fatta, ok. Tranquillo, tranquillo. Buono, ci sono. Ce la fate a prenderla? Prendere cosa, scusa? La tizia. Dov'è? Aia! Sto provando, ma il lag non mi aiuta. Mi sparano. Sai che c'è una tizia in alto, sai? È lassù, lì. In quel punto lì. Me la pinghi? Lì. In quella finestra okay. Lì. Ok, ok, grazie, grazie. Ci sei? Ok. Sì. Mi hanno ucciso. Mi uccidono, però... Occhio, dall'alto il cecchino. Aia, niente, non ce la fa. Che liscio. Ma perché non Dai. Si prende immortale? Ma! No, presa, presa. Ok, però c'è cosa lassù, c'è l'arciere, non andare. Non andare, Fabio! Difendetemi! Come contro l'arciere? Mettiti davanti e para, mettiti davanti a lui e para. Paratemi! Vai. No! Non resisto! Scusate. Niente.
Però si era quasi vinto. Peccato che ora si è perso. Peccato. Kaiman, vai subito, eh. Eh no, c'è gente. C'è Marianne, persa, che ci vuole rubare il punto. È persa, scusate. È vero, Ettore. Mi facevo un po' schifo da sola, in effetti. Peccato. Mi ha pure ucciso all'ultimo la tipo. Ma una volta ha funzionato quella tecnica. No, no, Ettore, guarda che funziona. Se ti metti, se ti metti lì davanti a parare, gli pari la freccia, almeno una gliela pari e riesci a fare. Ma infatti io contavo su quello. Poi l'errore è stato che si erano tutti riuniti e lui ha avuto quello da averci la bomba. E io c'avevo Marianne in mezzo ai coglioni. Ma la freccia esplosiva è la bomba o è il potere speciale? La freccia esplosiva è quella di Robin, il potere di Bobin, ed è il potere speciale. Ok. Sì. E a seconda di quanto sei avanzato puoi farle esplodere anche immediatamente. Che dici? Sì. Cioè io posso farlo in teoria, non mi serve perché ho altre abilità, però... Palle questa cosa che si gioca con gente forte, vabbè. Già. Mi riporta i tempi di Sea of Thieves. Allora, Sea of Thieves si spaccano tutti sempre il culo fisso, non c'è versi. Sì. Sì, io l'unico modo con cui sfogavo la mia rabbia repressa era passare vicino alla nave e buttargli il baule dentro. Basta. Tu hai il livello esclusivo. Boss. Buono, dimmi tesoro. Io intanto non ho manco più la chat perché mi si è scaricato il telefono. Tranquillo che la chat, non ti preoccupare. Abbiamo due livelli 100 contro. E si fa, si vince. Tomare uomo. Cioè sia Don Camo che Don Leone. Bello. Ma sono... questi sono amici, eh? Questi tre sono amici. Sì, per forza. Però si vince, dai, 3 livelli 100, cosa volete che siano? Punti. No, secondo me non sono amici. Sono solo dei numeri, non sono delle persone. È vero. L'amore. Sono solo dei numeri, non sono delle persone. Pensavo... Mi è venuto in mente, effettivamente, qualcun altro che diceva questa cosa. I narcisisti tosse, che pensano solo a loro stessi. Esatto, loro. I narcisisti. Assolutamente loro. Che tra l'altro sono dei fiori pessimi. No, io sono Narciso. Il Narciso? Il Narciso, penso di sì. Cosa okay. Dici, denti di leone? I denti di leone? I dente di leone, no. Che? No, non puoi essere una di quelle persone così attente alla grammatica. No, me ne sbatto le palle. Dici orecchie o orecchi? Orecchi? Sei proprio stronzo però se dici orecchi. Beh, la metà della popolazione lo è allora. Toscana. Toscana. Beh, orecchie non penso che... Sì, pare che ci saranno altri paesi in cui si dice orecchie. Tipo il paese del sole. La Scozia. Il famoso paese del sole, la Scozia. Bravi amici, bravi sempre. Ah, ucciso io. Aspetta. Pian pianino. No, ho sbagliato. Vabbè, passo di là io. Thank you. Sceriffo. Hey, Rainfall. Intruders. Ok, ho distratto. Provo ad andare a prendere la chiave. Vengo con te. Ok. Vai, andiamo. Chiesa. Dov'è? Chiesa. Mi guidi te? Dove prima? Perfetto. Abbiamo strada libera, guarda che bellezza. I'm here. Sono pure le frecce lì, perfetto. Ci sono due. Certo un John. C'è un Jones. Johannes, devi morire. Muori. No, ho preso quell'altro. Morto. No, non è morto. No. Adesso sì. Sento, no, stanno inseguendo Mifrise. Sì. No. Ora è morto. Adesso, morto. Sì. Adesso? No. Quell'altro. Ora è morto. No, hanno ucciso Miketrix. Povero Michelino. Povero. No, mi sta arrivando il frecciaiolo. Aiuto. Io gli prenderei C. Non io gli prenderei tutto. Ma fanno veramente male qualsiasi... Mi hanno cosa riempito fa, di cosa botte. Cosa fa il monaco quando diventa rosso? Si ricura la vita. E ti vedo attraverso i muri. Niente, c'ho il cimerino davanti. Vado a prendere Robin. Mi hanno ucciso male. Niente, ce la fa.
Ciao. Tomare tuo uomo. Non riesco a perriarlo questo. Cimerino è imperriabile. Ma la chiave sarebbe Cimerino? No, la chiave ce l'avevo io, me l'ho rubata Cimerino. No, ma ci sono soldi. Quindi la chiave sarebbe Cimerino ora. Sì. Certo che sono forti questi mandingo, eh. Sono proprio dei Filip. È quasi morta la chiave. Adesso la chiamo la chiave. Come lo devo chiamare? Cimerino, con la chiave. Il più grande degli eroi. Devi dire sempre. Amarag. Abra. Aia. Aia. Da dove? Che cazzo è la chiave? Ah, eccola. Aia. Terra. L'ho presa. Cripta P1. Quindi è al piano di sotto. Scappo. Grande. Che fuga che ho visto. Bravissimi amici. Sono morto. Oh no. C'erano due banditi dall'altra parte. Allora, a C ci sono due banditi che stavano per andare amici, al moto. Mi ti dai la mano. Ho preso C ma mi hanno ucciso subito, istantaneo. Ho notato dall'infografica. Mi devi dare una mano. Non l'hai nemmeno preso, tra l'altro. Non l'ho preso? No, perché te l'ha... Non era completato. Me l'ha counterato prima. Interessante. Venite da... Se quando riuscite, no? Potete venirmi a dare una mano alla camera blindata? Subito. No, vado a conquistare A prima. Ma l'ho preso A. Ma è il nostro. Niente, ci manco. Vado a prendere. Ok. Ci sono. Preso. Morto. Quindi ci hanno preso adesso. Bene. Andiamo al molo. Abbiamo perso tutto. C'è il tizio arriveranno a distruggerci. Dove? Lì da qualche parte, l'ho visto passare di sfuggita. No, ma è un NPC. Ok. Ok. Cazzo di lingua sta avuto? Oh! Penso io. Vai. Pulitissima. Ma Dio da Dario. Grandissimo, questo compare è troppo forte. C'è un botto di gente al molo, pensate di farcela. Sono tutti ad A, in tre sono ad A. Ah, perfetto, doppia. Ah, ok. Abbiamo perso tutti i nodi. Cazzo. Sti stronzi viaggiano insieme. Uccido. Sì. Infatti è molto probabile in realtà che si conosca. Sì. E vado a uccidere l'arciere che c'è qua sopra. Io riprovo A. Però se viaggiano insieme è veramente un bordello. Le bombe le scansano. C'è un tizio dietro, boss? Sì, sì. Provo. Sta arrivando Tuk. Merda. Ce l'hai addosso? Sì. A posto. L'ho ucciso. Madonna che capriola che ha fatto. Ma l'ha fatta anche da te? Sì. Merda. Vai lì, vai in pugno. Enemy brawler. Ho ucciso Robin. Sono morto. Ho bullizzato come... No! Sì. Vabbè, avevo uno sputo di vita, erano in due. Se la vi... Moro.
Il molo non Oh. ti porterà Sono due qua lontano. e non ce la faccio da solo. Sono bravissimo a cogliere le occasioni. Sono veramente, 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 Però gli sto veramente. veramente facendo perdere un sacco di tempo. Io sono al molo, Sta ci arrivando la sono Q. Knuckles alla Mi chiesa, alla scacci chiesa. da via questi due rompicoglioni. Sì. Merda. Merda, sono morto proprio No, mi adesso. hanno inculato. Boss, no. T'ho detto c'erano due. Stai 100 il livello massimo. Penso di sì, Cree. Penso proprio di attento. sì. Sì. Oh, bravo che conquisti A. Bravo. No, No, torna in A, torna subito in A. torna Siamo tutti e due morti, torna in A. Fabio, torna Oddio, in... torna in A. Ho capito, c'è della gente in A, ora non ci Come ha posso fatto il andare. boss a spawnare A? Mi dai un secondo? È nostro, a me me lo segna come nostro. Oh. A me no, perché? Nel Perché non dubbio, funziona un è cazzo colpa questo di Fabio. gioco? Niente, non funziona, si è buggato, non riesco a spawnare. Ma ha fatto spawnare a casa di Dio. Sorry. No, ma non è Io colpa provo. tua, figurati, è il gioco che si incastra. Io tra l'altro pensavo che A fosse nostro. Ma era nostro, infatti, probabilmente. Il gioco che si è buggato. Allora, devo trovare il modo di andare in alto, mi dite. C'è un arciere dall'alto? No, sono due per... Tre sono qua a terra. C'è Tuk qua. Vado a prendere Giusto. Porca troia. Don Leone mi ha inculato. Tristezza. Provo a correre, ma non penso che ce la farò. No, mi Sono un ha bel po' ucciso lontano. Duke. Che palle, abbiamo perso anche C. Io ho preso A però. Ok, Bisogna fermarlo in controllalo qualche perché modo. sta arrivando Tuca. Ah, no, ok, ma allora fermalo te. E c'è il sovrintendente proprio qua. Adesso mi Abbiamo vedono Pop. arrivare. Ho ucciso Grande. Tuk. Ok. Grande. Ma l'ho ucciso. Merda. Allaga. Quando lagga non puoi veramente fare un cazzo perché un colpo di John ti shotta. E qui se ne arriva uno di quelli all'improvviso muori e basta. Palle. Ci hanno preso A. Sì. Porco cane. Sono al Questi sono molo, molto forti. quindi sono pronto per fermarli. Aspetta un Sì, sta botto imboscato. perché sì. Sta imboscato e aspetta di... Sì. Mi Usa le raccomando, non farti granate. vedere. Usa le granate, Mi bravo. hanno visto. Bravo. Confidiamo in Mitrice. Milkrise. Ah, ma è tedesco anche lui. Rice. Merda, non so parlare. Niente. Tento di E vabbè! E posizionarmi. Hanno vaffanculo! E vaffanculo! Oh, tante di merda! Secondo ucciso Cree e anche dico no. Milkrise. Purtroppo non indica solo quanto ci ha giocato uno, ma quanto è forte a livello di abilità che te non hai in gioco e lui ha. Comunque hanno vinto perché se voi due siete morti vuol dire che è morto anche l'altro. Sì, e sono l'unico qua, ma sto ancora salendo una. No, ok, non ce la faccio di tempo proprio. Forse. No, non ce la faccio. Peccato, provo lo stesso. No, non ce la faccio. Praticamente sì, al prossimo update toglieranno la visualizzazione del livello dei player nella lobby. Ah, Sì, già ma spende non cambia un cazzo. livello. Cosa cambia il bilanciamento però? È perché la Ah, gente così non ok. va via, non cambia niente il Ma bilanciamento. che cagata! Già. Bah. No, dovrebbero semplicemente fissare il matchmaking. Sì, un po' come hanno fatto con Siete degli For Honor. assassini. Non Siete l'ho mai degli fissato. assassini. Fate un botto di Perché? uccisioni. Ah, sì. Io non lo vedo. Ho tabbato e era meglio se non lo facevo. Non l'ho fatto. Ah, sì, ora io ho 20, 20 livelli, no? Se volessi fare il pro, dove, da chi devo andare? Da quale guru? 20 livelli, in che senso? Eh? Non sono a livello 20? Giocatore, quello verde, dici? Sì, io. Ma vedete che Ok, sviluppi cosa... dipendono sostanzialmente dal tempo che 23, ci cosa giochi. c'entra? È uscito Cayman.
Sì, ma siamo usciti tutti. Perché? Io non ero Ma hobby. solo le 11:10, no? Pensavo Ah, è ora. di fare l'ultimo e andiamo. Sì. E Non lo so, fate anche voi. Io io volevo fare un'altra. Perdere così con farei una l'ultima. sconfitta. Sì, il problema è, Ettore, che se tu vai contro un livello 90 e tu sei un livello 10, questi hanno dei perk che sono troppo sgravi a volte. Sì. Ma poi anche soltanto il tempo che ci passi, appunto, non è solo il tempo che ci passi, il tempo che ci passi è tutto. Non è che nasci bravo a giocare a HUD, ci diventi Ok, bravo. ho comprato due E in realtà, perk. bravo. Proprio del cielo, questo è una bella idea, Hood, ma lo devo solo un po' rifinire e aggiustare. Io lo farei Ora, migliore. noi ci siamo lamentati un attimino perché non ci sono tipo Nottingham contro i ladri. Cioè, sono due squadre di ladri che fanno la medesima cosa. Ci Vero. sarebbe piaciuto vedere una cosa del tipo: una squadra fa Nottingham, fai le guardie che devono fermare gli altri e quegli altri devono rubare il bottino. E Cioè, volevi fare poi ci si guardie scambia. ladri. Sì. Sarebbe stato un po' più divertente, secondo Sì. me. Poi è appunto un parere. Ma poi le faranno diverse modalità. Tipo, a me piacerebbe molto battaglia francese. L'attacco al Battaglia francese. fortino. Ah, Secondo me sì. si sposa bene. Io so Sì, che tipo dominio di For Honor. nei prossimi update Pure aggiungeranno un sacco la di. Cioè, bandiera. aggiungeranno un po' di modalità. Ok. Dai, fanno una cosa tipo alla Left 4 Dead, che 4 sono i zombie e 4 sono gli esseri No, non umani. penso. Non è fatto per essere giocato così, per cui sarebbe un po' forzato. A meno che non abbiano già in piano di fare una cosa del genere. Un po' più difficile, diciamo, una cosa così. Visto come è strutturato, che è abbastanza bilanciato. Sono bilanciate le due squadre. Sì, perché sono gli stessi personaggi. Poi in realtà puoi È mettere un'ottima tipo tutti i Robin, osservazione. quindi non so quanto sia. Ma ci Cioè. sta che questo sia tutto un beta test. Sì, alla fine. Noi l'abbiamo preso in pre-release, quindi ci Allora sì. aspettavamo comunque che sarebbe stato. Sì, ma questo è un gioco a sé, cioè un game a service, questo verrà sempre sviluppato e migliorato, un po' come succede con Rainbow Six, come succede, come avevano detto che sarebbe successo con For Honor e quelle robe lì. Ma sì, For Honor continuano a migliorare, che non so. Non so in realtà perché For Honor non funziona. Un po' la community che è veramente difficile entrarci perché di solito la gente che ci gioca è tutta stronza. Dai, adesso non si è messi male troppo con l'abbilanciamento. Cioè, No, non come certo. prima, 3 livelli 100 così. Ma infatti non c'è stata partita prima. Però è Sta vero cosa che è sta facendo carino. Trump? Cosa CZ sta Arnie ce facendo? l'avevamo contro anche prima. Sì. Cosa sta facendo Trump? Cosa sta facendo? Ah, chissà. Sì, starà mangiando. Sicuro. No, Quando sei nel merenda. dubbio. Merenda. Merenda? Perché che ore sono laggiù? E poi che ne sai che non 17. è magari una qualche isola privata a fare un qualche festino? Che No, magari è tipo perché. vicino ai Caraibi. No, l'ha scritto su Telegram. Era a casa. No, Ah, ti ha scritto su Telegram. Va bene, non è chiedi che come mi ha sta comunque, digli scritto. che lo Non mi ha saluto. scritto. Ok. Saluti, per favore. Ha scritto nel gruppo. Ah, ok. No, ti sembra un po' scortese effettivamente rompere con il gruppo. Fa sempre dispiacere. Ma secondo voi Trump è uno di quelli che toglie le notifiche ai gruppi? No, secondo me le legge e offende in prima persona con le persone presenti, ma non risponde. Ok. Sta strumo. Gente che muore. Shocker. Merda. Gli hanno sgamato! Sei un pazzo. Ti salverò. Ciò non di No, meno. no, Non non è vero. salvarmi! Salvatevi Vabbè. voi!
Giovedì mi pare che fosse riso e pollo alle erbe. Ecco perché hai detto giù, mi pare. Sì, esatto. No, vabbè, ma volo. Ah, che male. Non si sa ancora. Si pensava o al gioco dei nani o Valheim. Adesso vediamo. Qual è il gioco dei nani? Di proc. Ma come funziona? Ah, ma che mini. Scava, sì. Cioè, te giochi il gioco dei nani e non a Minecraft? Sì. È un po' diverso. È molto diverso, effettivamente. Però è lo stesso. Non giochi a Minecraft, è molto brutto. Un giorno verrò a casa tua, Edo, e cambierò l'icona di Minecraft e ci metterò quella di Rainbow Six. Allora lo gioco ancora meno. Non gioca a Rainbow Six? No, un po' che non ci gioca, però era un po' più una battuta che altro. Ah, peccato. Sono tutte le guardie che si ingroppano. Beh, si annoiano, poveracce. Poveracce le guardie, dici tu? Sì. Perché? Come dovrei dire? So se sono poveracce, ammazziatevi fino adesso. Poveracce nel senso che devono aspettare, quindi... Che succede? Sì, la presa effettivamente è sempre molto tragica. Ma... No... Ho il bug che avevate voi. Quello che resuscita la gente? Ce n'è uno qua davanti che è uno qua vivo! Ah, allora lo vedi anche te! Lo vedete. No, io non lo vedo, sei pazzo. Ho preso la cosa. Andiamo in chiesa, andiamo in chiesa. Preghiera? Sì. Vai. Aia, che botta! Disse Franchino. Ah, mi hanno visto! Anche tu gli sei passato accanto. Li ho proprio urtati più che passato accanto. Scappo. Sento. Attento Camips che stanno arrivando. Okay. Vai. Andiamo a C. Passiamo dalla chiesa. C'è il sovrintendente. Porco due. È entrato io. Ma dillo che c'è gente. Tu gli stai più tranquillo, eh? No. Aia, ma l'ho ucciso. Ti ho vendicato! Grazie. Ma mi sta scappando il frecciaiolo. Vieni qua. Non lo vedo. Sa che mi incula. E invece no. Ok, chi c'ha la chiave? Cudato. Ok. So. Io mi sto difendendo male. Sono morto! Sono troppi! Troppi NPC, ma porco! Soldato. Tira una bomba. Arco 2. Spara una bomba, fra! Che ciao! No! No, di nuovo! No! Ah! Vissero mentre uccidevano il signor Star. Yeah! Va bene. Un fan di Game of Thrones, tu, Mipsium? A metà. Ti piacciono i droni? Sì, mi piacciono anche le spade. Mi spiegate dov'è la camera blindata in tutto questo? Non ancora trovarla. Misteriosamente... Più uno, diceva. Più uno che è? Piano 1, quindi sopra. No, ti ricordi che più uno non corrisponde al numero del piano? Eh? Ti ricordi che P1 non corrispondeva al piano 1? L'avevamo dimostrato qualche... Ah, davvero? Sì. Sono pure scordato. Insomma, è nella cripta, ti dico la verità. La cripta ho appena spulciata tutta, non c'è un cazzo. Andiamo di sopra. C'hai un tizio dietro, comunque. Sì. Cioè, in realtà ce l'ho io il tizio dietro. Ma dice che è situato in chiesa. Ah, ma hanno preso già il forziere, hanno preso? No, c'è il nostro amico la chiave. Boss, l'ho visto andare col forziere... Allora, se tu leggi in altro... Kudal ha la chiave della camera blindata. Scritto in alto. Da dietro, boss, da dietro. Ma perché non fai le cose pulite? Ma te non mi vedi? Niente, ho preso lo sceriffo. Io sono di sotto, non sono mica accanto a te.
Ah, era Camillos. Ma tu guardavi L'ingegner Camillos. solo No! screanzato. Ma che coglioni, è sopravvissuto e siamo morti. Sì, però Ettore a un certo Siamo nel punto cimitero, che schifo di spawn. non facevo in tempo a spawnare che mi inculavano sempre. Ah, perché questi sono livelli bassi, questi sono... sono più La vita è un agguerriti. pendolo che oscilla fra gioia e Niente. dolore. Il nostro amico Era Pudal è noia e confuso. dolore. Per me è gioia. Nel Ah, per te, non stavi senso. citando... Sì, vabbè. Insomma. Chi Ok. tanto È un chi lo po' come il Trono di Spider-Man. Spade, a metà. Sto Sì, esatto. coglione dove vuole andare? Quindi non abbiamo capito dov'è. Io vado al nodo prima della B. No, c'è lo sceriffo! Mi ha preso, porca troia. Sparano. Come dicevano i turchi, chi la fa l'aspetti. Bravo che conquisti ha. Poi La falla aspettini. se hai mangiato un coniglio vivo prima, allora sì, l'aspetti. Come fai a saperlo? Beh, caghi pelo, poi puoi spettinarla. Se non caghi pelo, non spettini proprio un cazzo di niente. Vabbè, anche se mangi messicano, l'aspettini allora. Vabbè. Se Sfoglio la mangi un chiave. messicano c'è il pelo, se mangi messicano non c'è il pelo di solito. Spettinare non vuol dire mica che ti ripeli alla gente. Balconata. Spettinare presuppone il fatto che ci siano dei Ragazzi, mi peli da trovate la spettinare. balconata, per favore. Sì, ma nell'altra persona, non nella tua bocca. Comunque, il Twixo è bellissimo come No. nome. Me la trovate la Mi piace. balconata, per favore. Me la trovate alla balconata. Boss, io non capisco cosa cazzo stai dicendo. In chiesa Ah. ci deve essere una zona che si chiama balconata, è lì la Ma camera dove l'hai letto, blindata. balconata? Perché ho la chiave e mi dice che è situata nella balconata P1 in chiesa. Balconata è al piano di sopra, allora. È blindata, eh? Non Niente. balconata. Mi ha preso. Niente, mi ha ucciso Elton John. Chi è Elton John? È l'insindaco? No, Little John. Ok. Non ti fa venire in mente Little John, questa assonanza buffissima? Io sto inseguendo Robin Hood, ma è più veloce di me. Se mangi un Osh. castore invece sei pieno di nemici. Beh, in effetti credo può essere giusta come affermazione. Oh, c'è gente! Oh, la camera blindata, quella lì. È sempre lo stesso tizio di prima. Dove Ho trovato la camera blindata! cazzo Perché arriva è sempre in questa camera blindata? ritardo? Allora, Ah, l'hanno trovata anche loro! Devi salire nella fune, sulla fune, nella chiesa. Ma io Sono tutti qua. l'ho già fatto, ma non c'era un cazzo. Fidati, fidati. Quindi ero soltanto dalla parte sbagliata? Sì, sono in tre sopra e hanno aperto. Sì, se ero in tre mi hanno ucciso effettivamente. Vabbè, io li aspetto qui allora. Qui Dov'è che li aspetti, scusa? dove ti pingo dove ti sto aspettando. Sono esattamente sopra la scritta chiesa. Merda, non mi ha visto, sì, mi ha visto. Morto. Ah! Oh, occhio sceriffo. Cosa avete combinato con i castori Ah, che c'è un tutti cretino con c'erano il... a cuore? Ma lo sceriffo d'Inghilterra! Comunque la vita del castore è piena di amicizie. Tipo è questo il fatto. La vita del castore è piena di amicizie? No, la vita del castoro è piena di amicizie. Così. Dove è finito lo scrigno di merda? È una canzone, quindi. E le Se canzoni vuoi, non se mentono vuoi. mai. No, quelli... Ma non è detto. Mi ha preso. Guarda, si sono presi merda. Sharon, here.
Quanto ancora dovrò morire? Ho perso B. Bene. Per fare quel pastrami ti serve una bicicletta. Comunque la canzoncina originale è tipo una roba che cantano i medici in ambulatorio. Sì. E perché? Se hai la pelle gialla sei pieno di terizia. Così. Quando c'hai il giallo che c'hai terizia, no? Tipo l'epatite, che c'hai la pelle gialla. Che tipo cantano morto. Questa roba qui? Sì, che aiuta un po' a demonizzare, diciamo, le malattie bruttissime che... Grande. Non lo sapevo. Vai. C'è Little Jono, eh? Sì. Cazzo sto... Ma chi è? Ma chi è? Si trasforma in un razzo missile. Missile! Sta entrando in chiesa Robin Hood. Digli di non bestemmiare mai più. Ma tanto a me la chiesa non serve più, siamo tutti al molo. Ma c'è lo sceriffo al nostro spawn C? Al nostro A? Sì. Sì, sì, è lo sceriffo. Sta attento. Sto buggato, vabbè. L'han portato sopra. Al molo, eh. Sto arrivando. Sì. Ma sei da solo, boss, sei veramente un eroe. No, c'è Kadal. Ma vedi come... Chi c'è? Kadal. E ci avete gli arcieri sopra, amici? Sì. Vado a prenderli, ma... Sono morto. Appunto. Come si fa ad arrivare sopra dagli arcieri? C'è una scala. Ma le torri sono troppo. L'ho ucciso. L'ho ucciso, sì. Mi sono anche ucciso. No, mi ha perriato, bastardo. Vabbè. No, 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 no. Pazzo, all'ultimo, grazie. Andiamo. Comunque Kudal ha uno di vita, proprio un PF. È ancora vivo? Non più. No, invece sì, è ancora vivo. Preso. Ok, l'ho ucciso. C'ho gli NPC che mi inseguono con le frecce. Ma si può? Con le frecce mi inseguono. Ah, ma non funziona la cosa dello spam della barra spaziatrice. L'hanno ucciso di nuovo? Ma che cazzo. Ma mentre faccio un'uccisione, loro da dietro mi aspettano per assassinarmi. Che palle. È che ci ho provato a farlo e non mi è mai riuscito, per cui non so come. C'è un tizio nei cespugli lì, boss. Sì. Solo questo. C'era nel... Bella, bella. Merda, non posso girare. Ok, versi. Arriva gente? Sì. Sì, è là, hai visto? Sì. Lo sceriffo alla rampa della chiesa. Ma che cazzo? Preso Little John, c'è Little John e Robin, stai attento. Sì. Bravo, boss, stai lì dietro. Ti dico cos'è, arrivano. Arrivano. Sì. Non mi ha visto. Au! Grande. Merda, mi sono fatto uccidere. Pensavo di... sono morto, no. Anch'io. Abbiamo tutti i nodi, non vi preoccupate. Buono, buono. Io vado a fermare l'estrazione mentre le spawnate. Ma sì, ma in realtà lasciali fare. Nel senso, è l'inizio. Vabbè, sono soldi. Ho soldi, giustamente. Ah, sei tu, madonna che paura, boh. T'ho visto. Ho sentito la paura dal microfono.
Ci sono due sopra? Robin Hood. Ci sono due Robin Hood sopra. Sì, stanno. Che uno l'ho cacciato di sotto. No, non è vero. Merda. Ok, bella. Va bene, quanti? Mi ha ucciso, ma l'ho ucciso io. Ci siamo uccisi insieme. Ma c'è no, un altro. Aia, c'è un altro. In testa, tra l'altro. Kamips, lo vai a prendere. Tutte e due. Dov'è? È sopra? È in quelle zone lì. Sì, visto. Sono preso. Vado a riprendermelo. È sceso. Ok. Quasi morto. Ok, però muoio. Visto morire. C'ho Little John qua che vuole conquistare C. E lo uccidi o lo uccido io dopo? Lo uccido. Cioè, ci provo, insomma. Vai. Più che altro dammi il tempo di respawnare. Sì, sì. Io sto qui a perdere tempo con lui. Vai. E ogni tanto provo a ucciderlo da dietro. Eccomi. Grazie. Amici, quando avete voglia. Preso. Vai, andiamo. Vai, vai. Bravo. Comincia ad andare dal boss. Ci sarebbe da prendere. Merda! No. Merda! Ma... aiuto! No, no, corriamo perché sennò fa come sempre, che gli diamo la vittoria in mano. No, 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 no. Attento che muori. Porco Dio. Scappato, però, questo. Uscito dal cuore. Ma vaffanculo. Merda, mi ammazzano. Sono morto. Ha ucciso un cavaliere? Sì. Ok. Io sto qui a controllare che non girino. Voi tornate appena potete. Hanno preso A. Sono qua giù, da queste parti. Sì. Appena riesco a spawnare, eccomi. Arrivo velocissimo. Sono un coglione. Sono morto anche, oltretutto. La fai, Fabio? No! Ce l'ho fatta io. Posto, l'ho ucciso. Ma! Oh! Senti, ma durante dall'alto. L'animazione mi ha colpito! Ma dai! Sì? NPC sì, mi ha colpito. Zio Paperone. Ma l'NPC mi ha colpito durante l'animazione dell'assassino da dietro. Ma che pallo per tutta la vita. Ah, sì. Sì. Capisco. Venite qua. Vai. Ok. Se riuscite a stare vivi abbastanza a lungo, iniziamo l'estrazione quando io sono sopra. Ci provo, ma sono morto, troppi NPC. Ah no, mi ha ucciso il CZ. Sì, allora se ci sono loro lì è finito. No, ci rimango io, ma ho veramente poca che vita. Che sfiga. Muovetevi. Ci sono, ma ho tutte le guardie dietro. Meglio se non... vabbè, sono venuto lo stesso. Aspettiamo il boss. Il culo. No, andate, ma che aspettate il boss? Andate. Stanno girando. L'ho fermati. Sto cercando di scappare come posso, ma è veramente difficile perché c'ho anche... Ma vaffanculo, ma come mi ha ucciso? Comunque sono tutti lì. Ci sono anche gli arcieri dall'alto, quindi mi sa che siamo no. Fottuti. No, ok. Temporeggio. Siete tutti e tre. Se sì. Volete provare a girare... Ma mi stai ci ammazzando da sopra. Provo. Sono morto. Merda. Sta per girare. Mi ha ucciso Bibo. Dai, siete in tre ragazzi, eh. Niente scuse. C'ho Little John che mi sta veramente a rompere il cazzo. So. Boss, sopravvivi abbastanza lungo che gli vengo da dietro. Avvisatemi okay. Se morite, io conquisto A. C'è un cretino qua nei cespugli. Sì. No, hanno ucciso da dietro. Ok, avvisatemi voi due. Sono morto. Manca poco, amici! Sì! Yes! Abbiamo fatto bella, bimbi. Madonna. Bella. Bravi. Bene, è stato un bene che l'abbiamo fatto. Ma come fate a ucciderne così tanti?
Ma non abbiamo uccisi così tanti, eh. Vabbè, te hai ucciso 7 PNG. Ma sei assassini, Kaiman. Eh sì, ho ucciso tutti così. Va bene, signori, è stato un Yeah. onore lottare al vostro fianco. Anche per noi. Sì. Io mi congedo. Congeliamoci. Alla prossima, amici. Vi saluto dal lontano 1984, dove Orwell detta verità. E con verità intendo la fattoria degli animali. E per fattoria degli animali intendo buonanotte, amici. Buonanotte a tutti, ci becchiamo domani alle 21:30 con forse Risk of Rain. Buonanotte. Ciao. Ciao!